Buongiorno a tutti, bentrovati ad Arezzo a Villa Severi nella sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Oggi ci troviamo qui per celebrare il ventennale dell'Osservatorio Sismologico di Arezzo, che noi chiamiamo in maniera simpatica OSCA. Io sono Thomas Brown, uno dei 5 colleghi aretini di VNGV che lavora qui a Villa Severi. 20 anni. A me sembra ieri. A me sembra quasi ieri l'inaugurazione con il taglio del nastro nell'edificio dell'ex mattatoio in fronte all'ospedale San Donato. Ma ho riguardato le foto, solamente il colore dei miei capelli conferma che del tempo ne è passato. L'idea di aprire una sede dell'INGV ad Arezzo viene da Enzo Boschi, che è nato ad Arezzo e che all'epoca era presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, ING, senza vulcanologia. Fino al 2000 all'incirca l'ING aveva una sola sede, la sede centrale di Roma, con l'importante sala di monitoraggio sismico dei terremoti che si verificano in Italia. Considerando che questioni di geofisica in Italia, terremoti, vulcani, tsunami e quant'altro, sono presenti non solo, ma anche fuori di Roma, da questa realtà nasce nel 1999 l'idea di trasformare l'ING in un vero istituto nazionale con sedi distaccate su tutto il territorio italiano. Arezzo fu quindi la prima nuova sede del nuovo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E Boschi, insieme all'architetto Paolo Berti, il capo ingegnere della provincia Giovanni Cardinali, al deputato Vasco Giannotti, il sindaco Luigi Luberini e i principali industriali aretini fondarono il cosiddetto CPSIS, CIPSIS, il Comitato per la Promozione dello Sviluppo delle Infrastrutture di Servizio, che tra l'altro aveva l'obiettivo di portare ad Arezzo una sede dell'INGV. Uno di loro era l'ingegnere Vittorio Gori, che regalò la sua Fiat Panda 4x4 alla nuova sede, un mezzo all'epoca indispensabile per portare strumentazione per numerosi esperimenti, soprattutto in Valtellina. Sono tanti gli ospiti e i colleghi da tutto il mondo che sono passati all'osservatorio, alcuni per periodi brevi, altri più lunghi, qualcuno è rimasto fino ad oggi. Circa 10 anni fa l'osservatorio ha dovuto cambiare sede ed è passato in via del Saracino nei locali della provincia di Arezzo, seguito nel 2013 da un secondo trasloco, speriamo che sia l'ultimo, a Villa Severi, la sede dove ci troviamo oggi. 20 anni dopo ci troviamo in un periodo molto particolare. La pandemia non ci ha consentito di celebrare questo piccolo giubileo come di consuetudine, ma non abbiamo nemmeno voluto rinunciare a ricordare questa importante data. Una delle conseguenze positive della pandemia sono le conferenze virtuali e il fatto che queste conferenze virtuali possono essere tenute anche in parallelo. Anche se ci sono ancora ogni tanto piccoli problemi tecnici, siamo quindi lieti di essere questa mattina in collegamento diretto con l'Ordine dei Geologi della Toscana, che oggi a Firenze tiene le elezioni del proprio consiglio, e colgo l'occasione di inviare da Arezzo un cordiale saluto ai fiorentini, ai geologi della Toscana, che sono connessi con noi per la prima presentazione. Quindi il primo evento della mattina di oggi è la presentazione del professor Carlo Doglioni, il presidente del VNGV del 2016, che è venuto appositamente da Roma per partecipare al ventennale, senza dover comunque rinunciare all'invito che ha avuto da parte dei geologi della Toscana. Senza dilungarmi troppo, passerei subito al primo evento e nel nome di tutti i colleghi dell'Oscar diamo il benvenuto a Carlo Doglioni per la sua presentazione intitolata Geodinamica e sismicità in Italia e Toscana. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui di Oscar, la sede di Arezzo, per l'ospitalità, l'evento. Saluto anche i colleghi dell'Ordine dei Geologi della Toscana. È un'occasione ovviamente importante anche per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che abbia tre particolari
forze che sono prima di tutto il suo personale, la competenza degli ricercatori, la numerosità, la professionalità di questi ricercatori, che anche qui ad Arezzo sono rappresentati in modo eccellente, ma poi l'infrastruttura dell'ente e la possibilità di sposta su tutto il territorio nazionale. E poi un'altra forza dell'istituto è proprio la diffusione delle varie sedi sul territorio nazionale, in sedi autonome trasveste, in sedi anche all'interno di università, e quindi questa distribuzione nazionale secondo me dà una particolare efficienza al sistema di ricerca e diffusione della capacità di studiare la terra, perché il nostro obiettivo ovviamente è studiare il meccanismo di funzionamento della terra, sia della sismicità, dell'ambiente, dell'ambiente. Ora, per entrare nell'argomento, voi sapete che in Italia ha una media di 15.000 terremoti registrati dalla sala operativa di Roma all'anno, e questa sismicità è legata al fatto che ci sono due zone di soluzione: la soluzione latina, dove la placca europea scende sotto le Alpi, e la soluzione appennina, dove la placca adriatica scende di sotto, diciamo, della placca eurasiatica. Quindi sono due soluzioni che però hanno delle caratteristiche che sono simili a quelle di tutto il mondo, cioè nella giornata esistono due situazioni di soluzione: una in cui la cerniera della soluzione si allontana rispetto alla placca tetto, oppure quella in cui la cerniera della soluzione si avvicina rispetto alla placca tetto, usa per rappresentare è l'ordine della placca che va in soluzione. Quello che vedete è che quando la cerniera si allontana si crea un bacino di retroacqua, quando la cerniera si avvicina in realtà si crea un vero e proprio orogene, e la velocità di soluzione non è uguale alla velocità di convergenza, ma è la somma della velocità della cerniera della soluzione e della convergenza tra la placca retro e la placca retro. Quindi quando siamo in una situazione in cui la velocità della cerniera è tale per cui si crea un accorciamento, questo praticamente c'è una ripartizione dello strain per cui la soluzione è più lenta della velocità di convergenza. Due esempi emblematici sono ovviamente una soluzione tipo le Tonga, dove abbiamo una cerniera che si allontana alla velocità di 16 cm l'anno, una convergenza di 8, e la soluzione ha una velocità di 240 Ci spostiamo dall'altra parte dell'Atlantico Pacifico e vedete la cerniera della soluzione in questo caso si avvicina rispetto alla placca a tetto, e qui la soluzione è molto più lenta perché stiamo parlando di 31 km per mille di anni, e gran parte della velocità di convergenza è partita invece nel rapprocciamento che va nelle Ande con una catena di emergenza. Quindi abbiamo altre relazioni morfologiche e strutturali. Beh, il confronto Alpi-Appennino ricorda questo esattamente, perché nelle Alpi abbiamo una cerniera che si avvicina rispetto alla placca tetto della sacca di Alpi, in Appennino abbiamo invece una vergenza che si allontana rispetto alla placca tetto. Abbiamo due catene con caratteristiche non diverse, qui ci sono grandi caratteristiche basate sui cittadini, qui c'è molta vergenza e il bacino di retroarco. La prima lezione è fatta per la prima sanità, infatti in Appennino trovate regolamenti di basamento di cristallino, a parte le zone ereditate probabilmente proprio dalla catena prima, se volta sotto l'Appennino. Quindi ci sono due prototipi, una catena di tipo appennino con un relativo bacino di retroarco, una prima lezione, una fossa molto profonda, il prisma che viene fatto per lo più da rocce sedimentarie, dall'altra parte ci sono piani di scolamento che sono radicati all'interno della crosta e quindi determinano la possibilità di sollevare estese sezioni di basamento cristallino e doppia vergenza. Quindi nella soluzione di tipo appennino abbiamo un rapporto tra convergenza e accorciamento di 9 di 1, nelle Alpi abbiamo questo rapporto maggiore di 1.
Nelle Alpi abbiamo un sollevamento, due avalfosse, con tassi di subsidenza, e la situazione è completamente diversa da quello che succede in Alpini, dove prima creazione addirittura va in subsidenza rispetto alla Valdaia. Quindi abbiamo una catena che è sostanzialmente in estensione in Appennino, un rafforzamento solo nelle zone frontali, ma una fossa molto profonda. La situazione è completamente opposta a quella delle Alpi. L'Appennino è nato lungo la retrocatena delle Alpi. E man mano che la subduzione arretrava, chiaramente si è aperto il bacino di retroarco e la velocità di questa migrazione è stata all'incirca 5 volte quella che è la velocità di convergenza Africa-Europa, che significa che la dinamica dell'Appennino non può essere legata alla convergenza Africa-Europa, ma sostanzialmente alla propria subduzione. E in una sezione che va dalla Corsica all'Adriatico vediamo un'evoluzione attuale, per esempio, del sollevamento della subsidenza attiva nel Tirreno, sollevamento in Appennino e subsidenza nella Valfossa. I tassi di sollevamento e di subsidenza legati a fenomeni geodinamici molto variegati e che a volte si sovrappongono gli uni agli altri. E in questa sezione vedete che praticamente dalla Corsica fino alla metà della Toscana abbiamo l'eredità della catena alpina che deve essere stata sepolta e budinata dall'effetto dell'estensione di retroarco della soluzione appenninica. Soluzione attiva che è la della sismicità, in parte legata alla soluzione che arriva anche fino, si vede anche dal punto di vista sismico, con terremoti anche fino a 90-100 km di profondità, ma il grosso dell'energia viene rilasciato soprattutto nella crosta superiore. E questa geodinamica è registrata ormai in maniera molto chiara anche dai dati geodetici, perché si vede che l'estensione in Toscana è intorno a 4 km l'anno in area del Tirreno fino allo spartiacque, poi scendendo giù verso la Padana si passa alla parte complessiva frontale. Si vede la stessa cosa anche in una sezione tra la Toscana e Napoli, l'estensione di circa 4 mm l'anno e poi la contrazione nel sistema di reazione frontale. Perché abbiamo estensione complessiva? Beh, immaginiamo una zona di subduzione che è terra e quindi prendiamo il punto del mantello, il punto di mantello del piano di subduzione, abbiamo questi due punti di riferimento che nel punto di uno si sposteranno qui, saranno questi due punti di lì, quindi si sposteranno di uno in orizzontale, l'altro verso il basso, una zona di scia che si trasferisce verso l'alto con un piano di scolamento che va ad attivare il prisma di pressione che si propaga verso il paese, e quindi questa è la parte attiva della Padana che è correlata a quello che succede in Toscana dal punto di vista dell'estensione. Quindi noi stiamo vedendo questa parte del prisma di pressione e qui dentro l'estensione del bacino di retroarco e quindi il mantello. Quindi noi abbiamo una soluzione che ha portato in profondità una parte della costa del mantello di Costello, ha lasciato spellato sulla superficie solo la copertura sedimentaria. Il punto di mantello è quello che ha impedito di fatto al materiale più leggero di scendere in soluzione. Quindi prendiamo per esempio questo punto X che una volta si trovava in questa posizione, aveva la sua MO, quindi vuol dire che la MO originale, paleozoica o mesozoica, è andata in soluzione. Mentre sotto l'Appennino, quindi sotto la Toscana, abbiamo una MO di neoformazione. Questo fa sì che questo punto X ha perso la sua MO originaria, adesso si deve trovare sopra una nuova MO, una nuova sezione di mantello e quindi un flusso di calore molto più alto, che è quello che noi registriamo ovviamente in Toscana e in tutto il Tirreno centro-meridionale. Quindi quello che noi vediamo in superficie, sismicità, è estremamente legato alla geodinamica, a quello che succede in profondità nel rapporto tra litosfera e mantello. E quando si creano dei gradienti di viscosità all'interno del mantello, si creano anche dei gradienti di velocità nel piano di sollevamento. Quindi prendiamo una sezione, immaginiamo il classico modello di formazione dei terremoti in cui si assume appunto una molla che tira un elemento che può essere appunto un pezzo di roccia, ma in realtà questo comportamento ideale sappiamo non esiste, nella Terra reale sappiamo che
c'è una forte irregolarità nel movimento e quindi anche nella sismicità. E poi un fatto che viene spesso dimenticato è che anche negli ambienti estensionali, sotto un chilometro di profondità, per la pressione di confinamento e il carico litostatico, tutta la terra è in compressione, anche negli ambienti compressivi. Lo vediamo dai pozzi, ma lo capiamo ovviamente anche dalla semplice teoria, perché il carico litostatico, ripartendosi nel volume, quindi determina un sigma 3, quindi sigma minimo negli ambienti estensionali, compressivo. Quindi significa che sotto un chilometro di profondità, anche negli ambienti estensionali, non esiste una trazione orizzontale che vince. Quindi in un profilo orologico elementare noi abbiamo l'effetto della pressione, quindi il carico litostatico fa sì che per rompere le rocce a 15-30 km di profondità lo stress aumenta. Andando in profondità aumenta anche la temperatura, quindi il campo di stabilità delle rocce diminuisce e quindi l'effetto combinato di pressione e temperatura determina quello che chiamiamo il campo di stabilità delle rocce e quindi la transizione tra un comportamento fragile e un comportamento duttile, che in funzione appunto soprattutto del gradiente di temperatura e delle velocità della deformazione può variare tra i 15 e i 20 km di profondità, assieme anche allo spessore crostale. Questo spiega perché i terremoti avvengono principalmente tra i 10 e i 15 km di profondità e il grosso della sismicità è concentrato appunto nella crosta superiore, mentre nella crosta inferiore abbiamo una deformazione in ambito metamorfico, silente, continua, quotidiana, che viene registrata appunto dal GPS. Allora immaginiamo una crosta divisa in due livelli, uno fragile superiore e uno duttile sottostante, in cui c'è una deformazione stazionaria nell'ambiente duttile e una faglia bloccata nella parte esterna, nella parte superiore. Quindi durante l'intersismico quello che succede è proprio c'è una diminuzione del sigma 3 proprio per l'effetto tensionale. E dato che il sistema di falla nella crosta superiore è sbloccato, si crea una zona di dilatanza nella crosta superiore. Questa zona di dilatanza si espande fino al punto in cui a un certo momento è talmente indebolita dalla presenza, per esempio, di migliaia di microfratture riempite anche da fluidi, questo volume non è più in grado di sostenere il peso del prisma sovrastante e questo modello che almeno io vi sto proponendo insieme a diversi altri colleghi è che questo volume a un certo punto gravitazionalmente collassa e determina ovviamente la frizione sul piano di movimento e quindi anche il terremoto. Questo è il caso per esempio dell'Aquila, in cui questi terremoti rossi sono precedenti all'evento del main shock e quelli neri invece illuminano quello che è stato il movimento. Quindi c'è stata una fase preparatoria che in qualche modo va a scricchiolare e si concentra soprattutto nella zona di dilatanza intersismica. Quindi l'ipotesi che possiamo fare è che durante l'intersismico c'è un aumento dello stress differenziale del ceppo di Mohr che si sposta verso sinistra perché diminuisce proprio la componente orizzontale del sigma 3, che è comunque positiva fino appunto al terremoto stesso. Quindi la fase intersismica la possiamo immaginare come una fase in cui si creano migliaia di microfratture in questa fascia al di sopra della transizione fragile duttile, dove il sistema è bloccato e il momento del collasso è il momento in cui la gravità vince su questo volume. Quindi a dettare legge è la presenza di questo cuneo dilatato durante l'intersismico e la richiusura, praticamente un comportamento collettivo catastrofico di questa popolazione di microfratture millimetriche. Microfratture che noi come geologi del terreno conosciamo molto bene, zone cataclastiche, zone iperfratturate, che ovviamente sono zone anche molto facilmente permeabili da fluidi. L'Appennino è ritagliato da piani che delimitano dei volumi. Se posso chiudere silenzio, questi volumi ogni tanto appunto collassano grazie proprio al fatto che queste faglie non sono più in grado di sostenere l'energia, il volume, il peso che è accumulato nel volume. I piani di faglia sono delle strutture passive, l'energia accumulata nel volume è adiacente ai piani di faglia.
C'è un altro parametro molto importante che dobbiamo considerare. Le faglie normali danno terremoti di magnitudo a scala globale inferiore rispetto ai terremoti complessivi. Però c'è un parametro che è particolarmente utile, soprattutto se vogliamo studiare la sismicità, la geodinamica italiana, che è lo spessore sismogenetico rispetto al volume che si può attivare. Allora, in tutto il mondo si vede che questo rapporto tra Z e L, che poi diventa non solo la lunghezza del volume, ma anche la lunghezza della faglia, questo rapporto può variare tra 2 e 4, mediamente può essere intorno a 3. Mentre per terremoti compressivi si può arrivare a valori che possono arrivare anche a 30 volte la lunghezza, lo spessore sismogenetico. E questo spiega volumi più grandi e quindi un rapporto tra lunghezza e spessore sismogenetico che da 3 volte arriva a 25 volte, quindi volumi molto più grandi, quindi energia molto più grande. E questo è in accordo con l'osservazione di CNN e coautori che hanno dimostrato che la Gutenberg-Ritter per le faglie normali ha un divario che può essere appunto di 1.1, mentre per i sovrascorrimenti è più basso, 0.9, quindi questo spiega le magnitudo maggiori per i terremoti complessivi. Allora, prendendo questo valore di circa di un rapporto 3 volte, e considerando appunto le aree che in Italia sono in estensione e in compressione, ovviamente dentro le zone di estensione e compressione ci sono anche zone di trasferimento, quindi con componenti trasferenti importanti come ci sono nell'area garganica o lungo la scarpata di Malta o anche altre zone d'Italia. Allora, prendendo questo rapporto, noi cominciamo a calcolare per esempio lo spessore sismogenetico in Italia. E qui vediamo intanto quindi la transizione, proprio lo spessore della parte fragile, che ovviamente nel Tirreno, avendo un alto flusso di calore, è molto basso, e questi pallini rappresentano la magnitudo massima registrata nella parte estensionale dell'Italia. Vedete che passando dalle zone di alto flusso di calore, quindi limitato spessore sismogenetico, la magnitudo è più bassa, spostandoci invece verso zone dove lo spessore sismogenetico è maggiore, aumenta la magnitudo, quindi i pallini diventano via via più grossi. E quindi immaginiamo di avere una sezione che va dal Tirreno fino alla dorsale appenninica, e quindi uno spessore crostale che aumenta. Possiamo calcolare facilmente il carico litostatico, quindi immaginare anche quello che è lo stress differenziale tra sigma 1 e sigma 3, e immaginare anche quella che può essere la transizione fragile ed utile, che come sapete è più o meno la metà della temperatura di fusione delle rocce, e quindi immaginare anche quello che può essere lo spessore sismogenetico, calcolare ovviamente con una dose di incertezza. Quindi se moltiplichiamo per 3 questo spessore, per esempio con uno spessore di 5 km otteniamo un volume di circa 187 km3. Se raddoppiamo la transizione fragile ed utile, otteniamo un valore che, come vedete, è un ordine di grandezza più grande, e di conseguenza anche la magnitudo aumenta. Voi sapete che nella scala, nella magnitudo locale, l'aumento di un grado significa decuplicare l'ampiezza dell'oscillazione che registriamo sul sismometro, e quindi anche la magnitudo. Quindi aumentando la profondità sismogenetica aumenta ovviamente anche il volume, di conseguenza anche il piano di faglia che si può attivare, di conseguenza la magnitudo. Ogni grado di magnitudo significa aumentare l'energia 32 volte. Ora, la Toscana, come sapete, ha avuto eventi importanti, oltre a Montelli, che è qui vicino ad Arezzo, ha avuto l'evento del Mugello del 1919, legato al Graben del Mugello. Ci saranno stati sicuramente anche effetti di amplificazione, comunque quella magnitudo stimata di 6.4, e la magnitudo 6.5 dell'evento della Garfagnana del 1920. Un evento che è legato chiaramente alla tettonica estensionale, certamente ci sono anche delle zone di trasferimento, quindi la tettonica trascorrente non può essere certamente dimenticata, ma i terremoti più energetici sembrano appunto legati ai grave che caratterizzano praticamente tutta la Toscana. Ora, passiamo all'evento del 2016, che può essere un po' anche di esempio a quello che abbiamo visto, e quindi una sismicità che è legata a un piano di scolamento basale, una
master fault e un sistema con il dato emergente dall'altra parte. Il dato SAR ci fa vedere che questa zona durante l'evento ha avuto una subsidenza cosismica che è molto più grande del sollevamento cosismico nelle spalle laterali. Quindi il volume sceso è arrivato anche a oltre un metro di profondità, mentre le spalle si sono alzate fino a 12-14 cm al massimo. Quindi la superficie terrestre ha perso un decimo di chilometro cubo e si è sollevata di un centesimo di chilometro cubo. E cosa significa? Dove è andato questo volume? Considerato che appunto non c'è un'estensione perché la crosta è in compressione, significa che in profondità ci deve essere un volume in grado di assorbire questa massa in eccesso. Allora ci sono due modelli, quello in cui c'è un rebound elastico, ma che prevede appunto una tensione orizzontale che però non c'è, oppure l'alternativa è la presenza appunto di un sistema iperfratturato che è la chiave per poter in qualche modo individuare la possibilità di questo volume di muoversi. Questa è una sezione magnetotellurica in cui viene sovrapposta la resistività, per esempio in Val d'Arve, in Basilicata, dove si vede che il grosso fatta da appunto dei colleghi Latena del CNR, in cui si vede che la resistività minore avviene proprio dove noi ci aspetteremo che ci debba essere la zona antitetica iperdilatata durante l'intersismico. Quindi un obiettivo che potrebbe essere oggetto di ricerca è proprio la ricognizione di queste zone di bassa resistività dove evidentemente c'è anche un accumulo di fluidi maggiore. Quindi questi volumi si sono mossi nella sequenza del 2016 in un'area di quasi 1000 km quadri con 6000 km cubi che si sono mobilizzati per effetto principalmente della gravità. Quindi c'è una fase preparatoria e come noi distinguiamo le piante con il loro DNA, forse è opportuno iniziare a differenziare anche i terremoti in funzione dell'energia che rilasciano. È chiaro che l'energia viene dissipata in gran parte dalle faglie, ma nel caso dei terremoti estensionali è la gravità a dominare, nel caso dei terremoti compressivi la frizione sul piano di faglia viene rilasciata dal fatto che è un'energia elastica che viene accumulata durante l'intersismico. Quindi abbiamo terremoti che sono dominati dalla gravità, terremoti che invece vanno contro la gravità. E questo spiega quindi un'energia diversa che è sostanzialmente data dalla massa per l'accelerazione in gravità, per l'entità dello spostamento, in funzione di quello che è l'attrito statico e l'inclinazione del piano di faglia. Viceversa, in un ambiente compressivo è la teoria dell'elasticità che governa e quindi determina l'accumulo di energia. Questa diversità di andare a favore o contro la gravità può spiegare perché gli aftershock durano molto di più negli ambienti estensionali rispetto ai terremoti compressivi, perché nei terremoti compressivi chiaramente a un certo punto l'energia non è più in grado di muovere il volume verso l'alto, mentre nei terremoti estensionali il volume continuerà a muoversi fino a che non arriverà a fondo corsa. Questo spiega perché nella sequenza del 2016 abbiamo già superato le 120.000 registrazioni di aftershock dopo gli eventi del 2016. Un fatto importante per le faglie normali è l'inclinazione. In questo lavoro di Jackson e White loro avevano dimostrato che le faglie a basso angolo non sono in grado di generare terremoti di alta magnitudo, e anche in Italia vediamo che questa regressione si vede che la magnitudo aumenta con l'inclinazione del piano di faglia. Quindi perché c'è una variazione? Chiaramente questo è determinato dall'attrito interno della crosta superiore e anche ovviamente inferiore, e quindi più è inclinato il piano di faglia, maggiore è la frizione interna, l'attrito statico. Quindi se noi abbiamo variazioni di attrito interno, quindi abbiamo un V statico basso, per esempio, abbiamo in superficie, per esempio registrato anche dalla rete geodetica, uno strain rate molto alto quando abbiamo delle evaporiti oppure delle argille. Quando andiamo in carbonati, rocce metamorfiche o rocce intrusive che invece hanno un attrito statico molto più alto, è chiaro che in quel caso lo strain rate è molto basso e quindi l'accumulo di energia
è più alto, energia che possa essere sia elastica o gravitazionale. Quindi per le faglie normali l'inclinazione del piano di faglia è funzione della frizione interna del volume roccioso, e quindi più è bassa la frizione, più è bassa anche l'inclinazione del piano di faglia, di conseguenza la componente verticale è minore. Quindi l'inclinazione del piano di faglia, che è funzione appunto dell'attrito statico, determina in funzione delle litologie anche una variazione dell'energia gravitazionale che si può generare. Quindi più è inclinato il piano di faglia, maggiore sarà anche il movimento che avviene, perché a parità di movimento di estensione ipossismica, il piano di faglia poco inclinato avrà una componente verticale minore, quindi una componente gravitazionale più bassa, ma sarà anche più corto rispetto a quello che è il movimento lungo un piano di faglia a maggiore inclinazione, e quindi rilascerà maggiore energia. Quindi anche dal punto di vista teorico la velocità con cui avviene il movimento lungo un piano di faglia più inclinato è maggiore rispetto alla velocità con cui scende anche il volume sul piano di faglia poco inclinato. Allora, l'Appennino abbiamo visto è legato a una soluzione. Abbiamo la falda toscana, qui dentro abbiamo l'eredità alpina, questo è il prisma accrezione, queste sono le faglie a basso angolo che sono riconosciute dall'isola d'Elba fino per esempio alla faglia alto tiberina, con le faglie coniugate ad alto angolo. Lungo queste faglie appunto c'è un creep in buona parte o asismico o appunto anche con sismicità di bassa magnitudo, come anche l'osservatorio Tabù lungo la faglia alto tiberina, e quindi lungo questo piano di faglia si possono generare questi piani antitetici che all'interno di rocce carbonatiche con una frizione più alta, quindi hanno un piano di inclinazione maggiore, sono in grado di dare i terremoti che conosciamo. Quindi più grande il volume, più grande è la magnitudo che si viene a generare. Noi quindi possiamo calcolare in questo rapporto profondità-lunghezza di circa 3 volte negli ambienti estensionali quelli che possono essere i volumi che si potrebbero attivare, e di conseguenza anche le magnitudo che potremmo attendere. Quindi in funzione della transizione fragile duttile noi possiamo costruire una mappa sintetica, ovviamente con una quantità di incertezza che è tutta ancora da migliorare e da ridurre, ma che ci fa vedere che chiaramente la sismicità più alta magnitudo è di dove abbiamo gli spessori di sismogenetici, quindi la parte fredda crostale di maggiore spessore. Quindi qui vediamo un recente articolo in cui per esempio in questa sezione e in queste altre attraverso l'Abruzzo e le Marche, una ricostruzione in cui vengono integrati tutti i dati geodetici, sismici, quindi la parte in estensione nel cosiddetto bacino di retroarco e la parte in compressione nel prisma di accrezione. Quindi con modelli e elementi finiti si è fatta questa modellazione numerica in cui per esempio si riconoscono questo è l'evento di Norcia, per esempio questo è l'evento dell'Aquila, oppure questo è l'evento compressivo dell'Emilia del 2012. Possiamo calcolare quello che è l'intersismico durante per esempio i 3 eventi, Norcia per esempio in questo caso, l'Aquila in questo caso ed Emilia in questo caso, quindi le variazioni di quelle che sono le variazioni volumetriche dello strain, il movimento intersismico e poi la variazione anche in termini di megapascal dello strain dello shear stress. Nel ecosismico il sistema si inverte, per cui chiaramente vedete le frecce che negli ambienti estensionali scendono verso il basso, negli ambienti compressivi salgono verso l'alto, quindi c'è una variazione della volumetrica dello strain e anche una variazione della pressione di polo che diventa fondamentale poi per innescare anche tutta una serie di fenomeni, perché chiaramente i fluidi reagiscono in funzione del comportamento spugnoso delle rocce. Le rocce con la loro porosità durante l'intersismico, se c'è una zona di dilatanza, richiamano fluidi; durante il ecosismico chiaramente vengono spremute e rilasciano fluidi. Questo si è visto per esempio durante l'evento aquilano, in cui si è visto un aumento della portata per esempio dell'acquedotto, e poi durante l'evento c'è stata la risalita molto rapida verso l'alto con
l'aumento di portata. Negli ambienti compressivi succede l'inverso, cioè le zone dove viene accumulata l'energia intersismica durante il ecosismico vengono improvvisamente dilatate e quindi richiamano fluidi, e questo è l'esempio di Taiwan, dove la falda per esempio si è abbassata di circa 11 metri proprio in corrispondenza di questa zona. E nell'evento aquilano, per esempio, una settimana prima del terremoto del 6 aprile c'è stato un aumento del rapporto del WPSQS che dimostra come vi sia stato un aumento della pressione dei fluidi, e quindi in qualche modo era la dimostrazione che il volume stava cominciando a richiudere l'area che durante l'intersismico noi possiamo ipotizzare che si è dilatata. Nel 2016 si sono attivate nuove sorgenti, il torbidone, come vedete in questo caso, appunto un nuovo torrente, un nuovo fiumiciattolo che si è riattivato dopo il terremoto stesso. E in una stazione che avevamo posizionato a Popoli, abbastanza lontano dall'evento sismico, si è visto che pur essendo in una stagione in cui c'era la falda che si abbassava per il naturale depauperamento, c'è stata ovviamente durante gli eventi principali c'è stata questa forte risalita in altezza della falda. Ma quello che è interessante è che poco prima dell'evento, in questo caso, si vede in tutti e tre i casi una leggera risalita della falda, come se i fluidi potessero in qualche modo aiutarci a essere utilizzati come potenziali precursori. Anche per questa ragione, come INGV, abbiamo stipulato con l'ISPRA e le ARPA regionali una convenzione per cercare di fare una rete di monitoraggio idrogeochimico nazionale che ci può aiutare non solo per verificare variazioni naturali e antropiche delle falde, ma anche per monitorare potenziali precursori sismici e vulcanici, proprio perché in corrispondenza di eventi possono variare non solo la profondità e la temperatura, ma anche la composizione chimica. Vedete per esempio variazioni di ferro, cromo, vanadio e arsenico prima degli eventi del 24 agosto e del 30 ottobre. Quindi teoricamente ci sono dei precursori sismici, oggi non siamo in grado di prevedere i terremoti a breve termine, però credo che sia una strada culturalmente da perseguire, anche se ovviamente ci vorranno dei decenni prima di arrivare ad avere delle reti multiparametriche che siano in grado veramente di fare una previsione accurata. Ora, un altro aspetto importante è quello che succede durante un evento sismico. La normativa antisismica per l'edilizia residenziale prevede di analizzare esclusivamente la componente orizzontale, ma in realtà noi vediamo che c'è anche una forte componente verticale. Componente verticale che noi riusciamo a misurare anche con una certa precisione grazie ai dati di interferometria satellitare, per questo abbiamo chiamato una sorta di impronta digitale, perché ci fa vedere che è proprio dentro l'area centrale che c'è il grosso della componente verticale, ma è dove c'è la massima componente verticale che c'è anche la massima magnitudo, cioè la massima magnitudo è funzione delle dimensioni areali, quindi chiaramente più aumenta la magnitudo più aumenta l'area che viene coinvolta, quindi stiamo parlando di aree che dal punto di vista anche della prevenzione antisismica non possono essere trascurate, cioè le aree epicentrali sono le zone dove osserviamo massimo danneggiamento macrosismico, questo è l'evento del 2009, oppure questo quello dell'Emilia del 2012, e questa è la sequenza del 2016. Anche qui il grosso del danneggiamento macrosismico, l'intensità macrosismica è concentrata soprattutto nelle zone all'interno dell'area che ha avuto la massima componente verticale. È chiaro che sto trascurando un effetto fondamentale che è quello dell'amplificazione sismica, che ovviamente con la microzonazione ci aiuta a dare delle indicazioni molto pertinenti e fondamentali per quello che riguarda la prevenzione. Questo è l'esempio dell'evento di Norcia del 30 ottobre, in cui vedete che l'area che ha avuto la massima subsidenza ecosismica è l'area che ha avuto anche le massime accelerazioni di PGA, che si trovano in zone anche più lontane rispetto all'epicentro. Quindi la zona in cui c'è stata la massima, non solo all'epicentro, ma anche la zona depocentrale dell'area ribassata durante il ecosismico. Questo significa che questa è l'area che a nostro avviso dovrebbe essere maggiormente attenzionata, perché questa è l'area dove ci sono le più forti accelerazioni verticali, e quando ci sono le più forti accelerazioni verticali vuol dire che
il volume è anche più fragile, più soggetto alle forti accelerazioni orizzontali. Quindi appena usciamo da quest'area le accelerazioni si abbattono notevolmente e quindi di conseguenza anche l'effetto attrittivo, la forza attrittiva per esempio tra gli elementi di una casa, in questo caso in muratura, qui hanno una resistenza maggiore che non nel caso in cui la casa è in caduta libera, soggetta a una forza di taglio molto più forte, subisce del danneggiamento molto più alto. E questi sono degli esempi di qui si vede chiaramente che se calcoliamo esclusivamente l'oscillazione orizzontale, per esempio una casa in muratura resiste a 900 kN, se utilizziamo anche la componente verticale, la resistenza dell'edificio è molto più fragile. Appena usciamo dall'area centrale, per effetto appunto della inestricità della terra, chiaramente queste onde sismiche si attenuano e quindi c'è un abbattimento, un buffer che è descritto dalle ground motion prediction equation che conosciamo bene. Quindi c'è un'area centrale, che è questa in cui il volume si mobilita, in cui il volume ha una forte componente verticale che sia verso il basso o verso l'alto, in cui questo movimento si associa e viene contestualmente attraversato dalle onde sismiche che si propagano dalla frizione sul piano di falla. Quindi c'è un volume che potremmo definire attivo e un volume esterno che potremmo definire passivo, dove infatti le accelerazioni si abbattono notevolmente. E quindi questa è l'area in cui notiamo le più forti PGA, sia verticali sia nelle due componenti orizzontali, rispetto alle zone esterne che potremmo definire come aree passive. E quindi una proposta che facciamo è che potremmo immaginare di produrre una mappa anche di pericolosità sismica nella quale le aree epicentrali vengono considerate come l'obiettivo prioritario per difendere l'edilizia nazionale. E per questo il motto che vi propongo è vale la pena studiare i terremoti, vale la pena fare prevenzione, lo dico ovviamente ai colleghi che, degli NGU, ma anche a tutti i colleghi dell'ordine regionale della Toscana, perché vale significa salvare non solo la vita, ma salvare le abitazioni che sono i nostri beni primari, significa salvare anche la nostra cultura, la nostra libertà, le nostre radici, i rapporti umani e soprattutto impedire anche il disfacimento di un'economia quando una popolazione di una determinata comunità viene sfollata anche per 10 anni quando viene un terremoto. Vi ringrazio. Bene, allora, di nuovo grazie a tutti quanti presenti, sia in presenza appunto e sia a distanza. E ringraziamo ovviamente il nostro presidente e la splendida lezione che ci ha presentato, e passiamo un po' al nostro osservatorio a questo punto, passiamo un po' alla celebrazione di questi primi 20 anni. Io voglio sperare che ce ne saranno almeno altri 20, se non di più. E cominciamo con le figure istituzionali che in qualche maniera sono state collegate al nostro osservatorio, che ha avuto contatti continui col territorio, ma vedrò di parlarne poi successivamente di questi contatti, in particolar modo con le amministrazioni regionale, l'amministrazione comunale e la stessa amministrazione provinciale, che è quella che in questo momento ci sta ospitando, ci dà modo di avere una sede, ci dà modo di esercitare il nostro lavoro, ci dà modo di fare anche questo evento in questo momento. Per cui io lascerei a questo punto, se è pronta, se è disponibile, la parola alla presidentessa della provincia di Arezzo, la dottoressa Silvia Chiassai Martini. Innanzitutto mi scuso che non sono in sede, ma passerò più tardi a salutare perché un altro evento in contemporanea qui in provincia nella Sala dei Grandi. Naturalmente ringrazio tutti i presenti e ringrazio in particolare il presidente dell'INCV,
professor Carlo Guglioni, che spero di poter conoscere di persona più tardi. È chiaro che la provincia non poteva mancare a questo evento, perché come giustamente è stato detto poc'anzi, quest'ente sta ospitando con grande soddisfazione e orgoglio l'osservatorio appunto ormai da 20 anni, quindi è diventato tra l'osservatorio del territorio e la provincia un connubio veramente stretto, un po' una cosa sola. Per noi è fonte di grande orgoglio, come dicevo, quattro risultati, per garantire naturalmente per il prossimo futuro una sede dove poter continuare a portare avanti il vostro lavoro, ma che è un lavoro, ci tengo a precisare, che è fatto anche in stretta sinergia per molti aspetti con la provincia, perché c'è tra le competenze fondamentali di quest'ente, secondo la normativa regionale, la protezione civile ha il compito di mantenere costantemente aggiornato il quadro, diciamo così, dei rischi del piano provinciale della protezione civile, e anche di garantire un supporto ai comuni solo dal punto di vista dell'informazione alla popolazione, soprattutto anche a quella scolastica. E quindi questo è possibile proprio grazie a questa stretta collaborazione con voi, che ormai va avanti, si diceva, da molti anni, e che soprattutto, oltre a fare da supporto al nostro ente e ai comuni, porta avanti un'azione di informazione, di promozione all'interno delle scuole superiori del nostro territorio. Quest'anno e mezzo di pandemia purtroppo ha interrotto questa importante opportunità che l'Osservatorio sta dando da tanti anni ai ragazzi della provincia, ma siamo certi che le attività riprenderanno al prossimo inizio dell'anno scolastico, Covid permettendo, perché il fatto di questa vicinanza degli NCP con i ragazzi delle scuole superiori permette ai nostri figli non solo di comprendere l'importanza dello studio della fisica e della geologia, ma anche di capire meglio il fenomeno dei terremoti. Quindi non si possono certo, non si può pretendere di arrivare a prevederli, ma nel dettaglio, un giorno, nell'ora, ma sicuramente studiarli e comprenderne meglio i meccanismi. E quindi la possibilità, diciamo, di poter intervenire con iniziative di autoprotezione e di un rapido intervento in caso di sisma. Allora, tutto con il vostro mondo, un mondo molto complesso e molto lontano, a cui riuscite in maniera molto coinvolgente e affascinante invece a portarlo nelle scuole. Anche nel mio comune, quindi abbiamo fatto un cospetto di evento con i ragazzi nella sala del Podestà, dove appunto grazie alle vostre anche capacità dal punto di vista comunicativo siete riusciti ad affascinare tanti ragazzi che grazie a voi si sono avvicinati a un mondo così importante ma anche così di nicchia per chi non è del settore. E infine vorrei ribadire anche l'importanza della vostra collaborazione per quanto riguarda l'aspetto della formazione dei volontari civile, perché anche in questo caso ci aiutate con il supporto a definire i contenuti degli argomenti trattati e poter quindi coinvolgere anche il mondo del volontariato che per fortuna della nostra provincia è particolarmente attivo. Quindi complimenti per questi primi 20 anni di attività della nostra provincia, ne auguro almeno altrettanti. Vi lascio all'incontro, però passerò di persona più tardi a salutarvi con tutto piacere. Allora, ringraziamo la Presidente della Provincia e passiamo a questo punto la parola a un altro rappresentante di un'istituzione importante con cui abbiamo avuto numerosi contatti nel passato, in termini di studio e di ricerche nell'area tibetina e in altre aree della Toscana, e in particolar modo adesso abbiamo dei contatti per quanto riguarda lo studio delle aree della regione toscana. Quindi lascio la parola a tutti voi. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli intervenuti, chiaramente anche agli organizzatori.
l'Italia sia il frutto dell'assessore Moniamonti, che stamani non poteva essere presente, quindi rappresento io l'amministrazione regionale. Intervengo volentieri perché insomma la collaborazione tra INCV e Regione Toscana ha anche radici storiche che si sono attivate un po' di anni fa, e almeno da circa un ventennio. Sono una collaborazione che appunto nasce un po' di anni fa, intorno al 2000, era volta a stimolare e attivare la collaborazione tra enti per l'approfondimento del rischio sismico mediante indagini chiaramente multidisciplinari e multiscalari. Dicevo, si parte più o meno nell'anno 2000, quando a seguito di un terremoto che interessò l'area Latina, appunto fu avviata questa sorta di collaborazione tra l'NCV e l'amministrazione regionale. Un terremoto abbastanza modesto, ma fu l'occasione per partire con questa appunto, collaborazione. Negli anni successivi, poi, quindi anche con la sede del CV inaugurata ad Arezzo, che era stata istituita appunto da poco, furono avviate anche altri studi, la convenzione per lo studio dell'attività sismica, del monitoraggio sismico tutto sul territorio aretino, che comprendeva chiaramente la Valle Venina, che storicamente era quella più attiva dal punto di vista sismico, ma poi si estendeva anche a Casentino e anche alla zona del punto del Monte Amiano. Quindi ecco, questo per fare un po' la storia da dove si parte, appunto come collaborazione fra le amministrazioni. E poi per venire a tempi più recenti, a seguito poi dell'emanazione delle linee guida nazionali sulla geotermia, per noi, per la Regione Toscana, è stato fondamentale attivare una collaborazione stretta con l'NCV per creare un sistema di monitoraggio per appunto tutta la zona del sfruttamento geotermico, che appunto vede la Toscana un po', insomma, quella che ha la maggiore attività in questo senso, e quindi l'NCV appunto svolge un'attività di monitoraggio. Questa attività chiaramente coinvolge anche, oltre alla sede di NCV nazionale, che attraverso il centro di monitoraggio del sottosuolo, chiaramente anche la sede di Arezzo. Quindi la collaborazione per questo tipo di monitoraggio ovviamente è prevista pluriennale e prevede la costituzione di un sistema di monitoraggio sismico centralizzato, dove si intende far convergere con tutti i dati sismici di produzione per le nuove concessioni geotermiche, quindi dati di pressione, volumi, portati di iniezione, appunto per capire un po' l'evoluzione della sismicità in relazione alla coltivazione di queste attività. E in base a poi a tale monitoraggio, poi l'intenzione è quella poi di cercare di meglio comprendere qual è l'impatto di queste attività antropiche di sfruttamento di queste concessioni geotermiche, e capire un po' anche l'effetto che c'è a livello sismico locale, ma comunque di rischio sismico in generale. Quindi una storia che parte da lontano, una storia che continua nel presente, che sicuramente avrà anche risvolti per il futuro. Ecco, quindi ora io chiaramente non rubo altro tempo all'evento, ringrazio ancora l'invito, ringrazio a nome dell'assessore e chiaramente anche a nome mio personale, e auguro buon lavoro e mi tratterò ancora con voi per sentire anche gli interventi. Grazie a tutti di nuovo. Ringraziamo il dottor Goli sicuramente e stavamo cercando di capire un po' lo schedule della scaletta. Benissimo, quindi passiamo a questo punto all'ultima, ma non ultima in termini di importanza, istituzione locale, che è quella comunale, quella con cui abbiamo avuto rapporti fin dall'inizio delle attività dell'osservatorio, quella con cui continuiamo a tenere rapporti all'interno della città capoluogo, e quindi passiamo la parola all'assessore Sacchetti. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì.
Sì. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, ringrazio i presidenti dell'INGV per la bellissima relazione che ha presentato e ricordo ovviamente i saluti della nostra comunità divina, del sindaco e appunto il nostro comune è sede appunto di questo importante osservatorio, presidio, come l'ho detto io, perché è un presidio del territorio, quindi l'importanza di avere dei presidi locali distribuiti, diffusi nel territorio è importantissimo, soprattutto per questo tipo di attività che vengano, diciamo, specificatamente svolte dall'INGV, dall'attività ovviamente di monitoraggio, di acquisizione di dati, di informazioni e ci consentono ovviamente di approfondire il livello di conoscenza su dei fenomeni che hanno ovviamente una variabilità, un'imprevedibilità e una velocità molto importante. Io sono anche ingegnere, ormai ho anche una certa età, però ecco, se faccio un tour nel passato e ricordo dove io, diciamo, culturalmente sono nato, un ingegnere sono nato con la 64, effettivamente devo riconoscere in tutti questi anni, grazie anche al prezioso contributo scientifico che l'INGV ha prodotto, siamo arrivati a dei livelli di approfondimento, mi riferisco alla presentazione che ha fatto il professore, effettivamente devo dire che passi da gigante, cioè, e quindi l'importanza ovviamente della conoscenza in tutti i campi, ma in questo campo in particolar modo è fondamentale. Conoscere vuol dire capire, e capire poi vuol dire anche prevenire o mitigare. E anche su questo tema, cioè sul tema della prevenzione, sul tema diciamo, della diffusione culturale di questo pericolo, chiamiamolo così, devo dire che sul nostro territorio sono state fatte delle iniziative importantissime, iniziative fatte anche a livello ovviamente informativo, educativo sulle scuole, perché bisogna ovviamente per prevenire e mitigare il rischio che non è in assoluto eliminabile, è veramente importante la prevenzione e l'informazione, far capire che veramente conviviamo con questo pericolo sulla testa, e spero che sulla testa o anche sulla testa, dove ci troviamo. Quindi l'importanza di capire che questo rischio c'è, spesso poi viene dimenticato, spesso in questo paese. Quindi voglio ringraziare i tecnici locali ovviamente per la preziosa collaborazione, noi siamo chiaramente a disposizione, spero che quando finirà questa emergenza pandemica si possa davvero riiniziare l'attività informativa, formativa, culturale, come la chiamo io, di crescita e quindi di diffusione di queste tematiche anche a tutti i livelli. E ringrazio nuovamente e speriamo che le aure di questa attività e adesso possano continuare, diciamo, svolta in questi 20 anni, i prossimi 20 anni. Grazie. Bene, grazie anche all'assessore Sacchetti, lo prendiamo in parola, per cui appena sarà finita l'emergenza Covid ricominceremo la nostra attività con le scuole che purtroppo abbiamo dovuto interrompere e anche l'attività di informazione e di formazione che abbiamo svolto in questi anni. Grazie, grazie. E torniamo in presenza con il dottor Gusmeroli, che è il responsabile della Protezione Civile Provinciale, e che insomma parlerà un pochettino di quelli che sono i nostri contatti, quelli che sono stati, quelli che sono attualmente e quelli che saranno poi in futuro. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. La provincia di Arezzo, come ha già anticipato la Presidente nel suo intervento, diciamo, ospita la sede di Oscar. Sebbene a gratis dal punto di vista finanziario, non per quanto riguarda, invece noi spremiamo abbastanza Oscar, perché nella convenzione c'è tutta una serie di iniziative che dobbiamo, che, eh,
una serie di iniziative che portiamo avanti congiuntamente con l'osservatorio. In particolare la norma regionale dà tutta una serie di deleghe alla provincia, e tra queste c'è l'attività di pianificazione, che è un'attività molto importante, perché ricordo che la provincia, credo devi accendere il microfono. La provincia redige ed approva il piano provinciale integrato di protezione civile, che è lo strumento base per la pianificazione di tutte quante le attività di protezione civile. E all'interno del piano c'è il cosiddetto quadro dei rischi. Uno dei rischi presenti, specie per la provincia retina, che abbiamo due vallate, il Casentino e la Valtiperina in particolare, con un'attività sismica notevole, diciamo. E il nostro aggiornamento, ad esempio, del quadro del rischio sismico non è come quello che fanno normalmente le altre province, cioè andiamo ad andare su internet o può delegare una società a redigere appunto su base bibliografica, tra virgolette, ma abbiamo creato un gruppo di lavoro in passato, che ha visto peraltro un aggiornamento abbastanza recente nel 2017 del piano, dove all'interno del gruppo di lavoro era presente la Regione Toscana con la sezione sismica del Genio Civile, l'INGV attraverso l'osservatorio, i Vigili del Fuoco per le parti appunto del soccorso tecnico urgente, la provincia d'Arezzo e l'Università di Firenze. Questo grazie alle collaborazioni già in atto tra l'INGV e l'Università di Firenze, e siamo riusciti, penso, prima provincia in ambito toscano, ma penso anche che una delle poche province in ambito nazionale, a definire una sorta, ora passatemi il termine, mesozonazione della provincia per quanto riguarda la definizione del CLE, che è quella, diciamo, che quel sistema che va a definire le condizioni limite dell'emergenza, che sono la base appunto per una pianificazione delle azioni in emergenza. Quindi noi abbiamo una sorta di CLE che va di tipo sovracomunale, che è stata utile anche per quanto riguarda la definizione all'interno dei piani comunali degli scenari di evento, perché i nostri piani, cioè tutti quanti i comuni della provincia di Arezzo hanno un piano di protezione civile come tutti i comuni italiani, ma in particolare abbiamo degli scenari di evento che sono maggiormente dettagliati rispetto alla norma. Questo grazie appunto alle collaborazioni. Poi, altro elemento, l'hanno ricordato più o meno tutti quelli che mi hanno preceduto, è che noi abbiamo anche una responsabilità per quanto riguarda l'informazione alla popolazione, che noi abbiamo suddiviso in due settori, diciamo. Un settore, tra virgolette, educativo, formativo, con le scuole, in cui l'INGV e l'Osservatorio di Arezzo è particolarmente attivo, e l'ha ricordato la Presidente, noi in periodo prepandemico organizziamo degli eventi di protezione civile con le scuole, dove andiamo a verificare ad esempio il piano di sicurezza dell'edificio scolastico insieme ai Vigili del Fuoco, facciamo tutta una serie di interventi con i ragazzi e con gli insegnanti, e dopodiché tutto si conclude in delle giornate di protezione civile dove presentiamo il piano, il sistema integrato di protezione civile, e di cui fa parte anche l'osservatorio. Quindi nel piazzale della scuola ci sono le varie postazioni, dai Vigili del Fuoco al 118 eccetera, ma c'è anche la postazione di AGV, per far capire che anche la scienza ha un ruolo molto importante nell'attività di protezione civile, perché conoscendo, tra virgolette, il nemico, il pericolo, è possibile mettere in atto tutta una serie di azioni di autoprotezione che vanno poi a sommarsi alla capacità di risposta del sistema, prima tra tutti i Vigili del Fuoco e via dicendo. Ultimo aspetto, in realtà ce ne sarebbero tantissimi perché in questi anni la collaborazione è stata molto molto ricca, però ultimo aspetto è il discorso che la provincia ha come
compito istituzionale delegato dalla legge di protezione civile di coordinare il volontariato. Per poter coordinare al meglio il volontariato deve essere anche formato, perché una persona consapevole delle azioni che va a svolgere è sicuramente la persona che svolge meglio, al meglio della sua azione. Conseguentemente, forse anche qui, tra le poche province che durante i corsi di aggiornamento che facciamo al volontariato c'è anche una sezione sul rischio sismico, perché quindi non è semplicemente specificare al volontario che quando c'è un terremoto deve montare il campo base eccetera, ma dargli anche un'idea di quel terremoto, perché si è generato, quelli che sono gli effetti. E ad esempio anche prima il professor Dogliani lo diceva, no? Che noi abbiamo poi una sequenza sismica che si protrae anche per un lungo periodo, e informare anche i volontari di questa cosa, che io ho avuto la fortuna professionale di essere presente a San Possidonio durante la scossa dell'Emilia Romagna, perché era avvenuta, vi ricordate, una settimana dopo la prima scossa. Io ero presente come in qualità di referente del campo di San Possidonio, e lì è stato possibile appunto dare anche un minimo di spiegazioni alla popolazione presente, proprio nel senso che poi continuavano queste scosse nei giorni a seguire, quindi si diceva che in qualche modo era qualche cosa di naturale, che di fatto non è che cambiava niente allora, però in qualche modo li rassicurava a sapere che la situazione era tra virgolette sotto controllo. E questo grazie anche a tutta la formazione in questi 20 anni. Io non sono 20 anni, ma sono 12 anni, 13 anni che sono in contatto con loro, e abbiamo avuto più nello specifico. E con questo vi ringrazio. La collaborazione, sappiamo, adesso andremo a rinnovare la convenzione, quindi la collaborazione continuerà, e speriamo appunto per parecchi anni. Grazie. Beh, grazie anche a Enrico Cusmeroli e ancora a Luigi Derezzo. A questo punto mi sa che tocca a noi. Adesso è il nostro show a questo punto. E vai. Se mi passi le prime diapositive, bene. Allora, tanto per cominciare, rinnoviamo. Il buongiorno a tutti voi e benvenuti nella nostra sede. Bene, allora, 20 anni di osservatorio, io ne ho vissuti quasi tutti 20 anni, sono arrivato qui che ce n'erano poco meno di 2, e da quel momento non mi sono più mosso. Allora, volevo segnalare una delle caratteristiche fondamentali di questo osservatorio, tanto per cominciare la denominazione osservatorio. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha molti osservatori. E gli osservatori sono quelli ereditati dalla storia, per esempio, l'osservatorio Osiliano, l'osservatorio Etneo, quello di Messina, quello di Occarnava, oppure gli osservatori un po' più recenti, come quello di Cipriana, quello dell'Aquila. Questo è stato praticamente l'ultimo osservatorio istituito. E come osservatorio, la prima attività è proprio quella di osservare. Osservare che cosa? Osservare quello che c'è intorno, il territorio. Bene, la caratteristica fondamentale, secondo me, di questo osservatorio è proprio il legame che noi siamo riusciti a creare e a costituire in tutto il territorio. E l'altra singolarità è che questo legame è stato concretizzato da persone che non erano del territorio. Dall'interno di questo osservatorio siamo tutto tranne che aretini di fatto, o quanto meglio, siamo aretini di fatto, ma non siamo aretini, perché nessuno di noi è nato o vissuto adesso prima di essere venuto all'osservatorio. Cioè, abbiamo rappresentanti della Germania, io quando sono arrivato ho trovato Thomas, che è stato di fatto il fondatore di questo osservatorio, e poi via via sono arrivate tutte persone che venivano da fuori, ma che si sono trovate in un'atmosfera tale
che li hanno stimolati a creare il contatto col territorio. E allora, questa secondo me è la prima forza di questo osservatorio, cioè quello di essere riusciti a creare uno stretto contatto con il territorio e con la popolazione. E ci è voluto un po' per farsi conoscere, ancora adesso qualcuno che incontriamo e diciamo il nostro lavoro che fai, faccio il sismologo, ah ma dove? A Firenze, a Roma, no, faccio ad Arezzo, e ci sta ancora chi dopo 20 anni si stupisce che ci sia un osservatore. Abbiamo avuto diverse vicissitudini, ci siamo spostati in questi anni in diverse sedi, e questo è sintomo del fatto che dobbiamo ancora lavorare, ci abbiamo ancora tanto da lavorare, abbiamo lavorato per questi 20 anni e abbiamo creato delle belle interconnessioni, ma c'è tanto ancora da fare. E vai, andiamo sulla prima di queste diapositive. Allora, vediamo un po' quello che abbiamo fatto. Intanto partiamo da un argomento che generalmente è tenuto come l'ultima parte delle presentazioni delle attività di un ente di ricerca, cioè prima si parla della ricerca, dello studio, del monitoraggio, tutto quanto, e poi la trasmissione di queste informazioni, la restituzione, dico, di quello che noi abbiamo tratto dal territorio al territorio stesso, alla popolazione. Beh, questa è una delle grosse forze del nostro osservatorio. E per questo abbiamo pensato di metterla subito, per prima. E che facciamo sul territorio? Progetti didattici in collaborazione con gli insegnanti delle scuole rivolti a tutti gli ordini di scuole. Lavoriamo con ragazzi delle scuole dell'infanzia, con bambini delle scuole dell'infanzia. Come? Materne anche. Scuole dell'infanzia. Sì, scuole dell'infanzia, quindi poi scuole primarie, e scuole medie, quindi superiori e inferiori, secondo grado inferiori e superiori, e con questi proponiamo una serie di varie attività, dagli incontri singoli che fin dall'inizio siamo riusciti a svolgere quando avevamo una nostra sala conferenze, che poi nel corso degli anni si sono trasformati in corsi di sismologia elementare rivolti ai bambini, rivolti ai ragazzi, e contemporaneamente a questo cercando di coinvolgerli direttamente nell'attività e quindi portandoli a produrre qualche cosa. Nel corso di questi percorsi, di questa attività, per esempio, abbiamo prodotto 2 libri sul terremoto. Uno, i racconti dei bambini delle scuole elementari, e un piccolo manuale elementare di sismologia fatto da una classe quinta di una delle scuole delle quali interverrà una delle maestre che ha curato questo progetto nella parte successiva. Parallelamente a questo, la nostra attività di trasmissione dell'informazione si articola attraverso uno strumento che abbiamo creato nel 2010, che è quello delle mostre scientifiche più utili. Riusciamo a organizzare autonomamente queste mostre, cioè non all'interno di contenitori come la SOS di Festival della Scienza o le altre strutture organizzative che danno modo di avere informazioni di tipo scientifico, ma organizziamo autonomamente queste settimane di esposizione di poster, di gadget illustrativi rivolti non solo alle scuole ma anche alla cittadinanza. Quindi cerchiamo di coniugare la didattica con la divulgazione e con l'informazione, come diceva appunto prima il dottor Gusmeroni. E anche qui, insomma, abbiamo fatto parecchio, devo dire, in questi neanche 20 anni, che abbiamo cominciato nel 2010 con una mostra all'interno del Comune di Arezzo, in una sede veramente prestigiosa che è l'ex chiesa di Sant'Ignazio, e poi abbiamo continuato
continuato con una sequenza e una frequenza annuale, o meglio, biennale nella città e biennale nelle vallate, quindi intercalando e intervallando una mostra in città e una mostra nelle vallate. Abbiamo seguito tutte le aree della provincia di Arezzo, quindi abbiamo fatto mostre in Casentino, in Valtellina, in Valdichiana, in Valdarno, e tra l'altro l'ultima è stata proprio quella del 2019, fatta a Montelarchi, quindi in Valdarno. Purtroppo la pandemia ci ha fermato, così come ci ha fermato per l'attività con le scuole. Vedete lì, in questo istogramma, siamo arrivati al 2019, con un numero anche consistente di presenze, di circa 500, che per un osservatorio cui a quell'epoca eravamo in tre soltanto, insomma, è stato anche un bel impegno gravoso di ognuno di noi. E contiamo nel prossimo anno di poter ricominciare questa attività, sia quella con le scuole, sia quella espositiva. E accanto a questo, ovviamente, accanto a questo c'è un'attività di formazione e di collegamento non solo con le scuole, attività formativa che con le scuole diventa e si concretizza negli aspetti dell'alternanza scuola-lavoro, con cui abbiamo svolto anche diversi esperimenti in città, ma quella con l'università. Con l'università abbiamo contatti con numerose università, qui c'è una rappresentante dell'Università di Siena, la professoressa Cirillo, con cui abbiamo una convenzione per tirocini curriculari, così come l'abbiamo con l'Università di Firenze per tirocini in Scienze della Terra, e così come l'abbiamo con quasi con praticamente tutte le università toscane, Pisa, Firenze e Siena, e con altre università all'esterno della regione, come l'Università di Bologna, e rapporti con Catania, con la Sapienza. Attraverso questi rapporti di collaborazione, o meglio, questi rapporti di collaborazione si concretizzano poi in conferenze, seminari, brevi corsi formativi rivolti agli studenti universitari, e poi la partecipazione come relatori a numerose tesi di laurea, che sono spaziate dalle tesi di laurea ovviamente in scienze della terra, a quelle in protezione civile, a quelle in ingegneria, a quelle in architettura. Quindi, insomma, anche un rapporto con l'università abbastanza consistente e articolato. Tornando agli aspetti espositivi, anche non soltanto autonomi, ma all'interno di contenitori, anche al di fuori della regione, ecco, qui avete un esempio di diversi aspetti, l'isola di Einstein al Trasimeno, che è stata curata da Carlo Alberto Brunori, che è uno delle new entry dell'osservatorio, e poi tutto quanto un'altra serie di varie partecipazioni. Tra queste voglio citarne una importante, che è la realizzazione della stazione sismica di Casa Onna. C'è il museo all'interno del museo del terremoto, che è stata sponsorizzata e promossa dall'ambasciata tedesca in Italia, e che ci ha visto proprio come partner per la realizzazione della parte sismica del museo. Ovviamente anche il rapporto con la stampa, con i media e con gli organi di diffusione dell'informazione, siamo spesso
chiamati per commentare quella che è la sensibilità locale, ma non soltanto quella locale. Io ricordo quando ero in Emilia per gli effetti di sito, ero sistematicamente chiamato dalle reti locali, qui dalle televisioni e dalle radio, così come è successo poi nel 2016, così come era successo già nel 2009. Insomma, cerchiamo di essere parecchio presenti sul territorio, e la presenza sul territorio nasce dalla intenzione di creare quella che io chiamo l'alfabetizzazione sismologica delle persone, che è quello che consente di avere una consapevolezza della pericolosità del territorio, che è il punto di partenza per tutte le prassi di mitigazione del rischio. Se non c'è consapevolezza, non è facile riuscire a capire perché io devo mirare alla mitigazione di un rischio. E la consapevolezza si ottiene innanzitutto dalla conoscenza e dall'informazione. Questo è quello che noi cerchiamo di fare in questo ambito. E poi facciamo anche ovviamente la ricerca, anzi, quello è la nostra prima attività, e anche questa cerchiamo di legarla al territorio. Io sono arrivato ad Arezzo nel 2003 con il mio bagaglio di conoscenza strumentale e con il mio bagaglio di attività come responsabile delle aeromobili degli NG e successivamente parzialmente degli NGV, e poi come responsabile dello studio degli effetti di sito a Roma. E quindi la prima cosa che ho pensato che potesse essere utile qui è sviluppare una rete cittadina. Prima che torniamo dal web, in maniera tale da cominciare a comprendere le dinamiche della propagazione delle onde all'interno dell'area urbana, individuare quelle aree dove le amplificazioni, gli effetti di sito possono essere più corposi, e quindi dare informazioni proprio per quei piani d'emergenza, per quei piani strutturali che possono essere l'ausilio per affrontare poi l'emergenza e anzi per prevenire in qualche maniera il rischio. E allora sono state installate tante stazioni sismiche. Nell'arco di questi 20 anni abbiamo installato almeno 13 stazioni sismiche permanenti, che hanno registrato per parecchi anni la sismicità in diversi punti della città. In questo momento ce ne sono 3 funzionanti, una nel palazzo della provincia, una all'interno del succursale del liceo classico e una all'interno degli ambulacri del museo archeologico, e cioè praticamente all'interno dell'anfiteatro romano di Arezzo. E parallelamente sono state realizzate tante campagne di misura di rumore sismico ambientale proprio per cercare di monitorare, anche se parzialmente con intervalli abbastanza ridotti, un'area il più basso possibile per avere informazioni che poi possono essere estremamente utili per la migrazione. In queste attività sono stati coinvolti i ragazzi delle scuole. Nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro abbiamo portato in giro, abbiamo insegnato a usare strumentazione sismica ai ragazzi delle terze, quarte e quinte classi dei licei classico e scientifico, in particolar modo, e quindi devo dire che noi forse abbiamo in proporzione alla popolazione il maggior numero di tecnici capaci di utilizzare stazioni sismiche in Italia, perché nel corso di queste attività penso che avremo formato qualcosa come 30, 40, forse 50 ragazzi che lavoravano direttamente sulle stazioni
manifestazioni sismiche, le portavano in giro, registravano e hanno anche avuto modo di avere un po' di mestichezza nell'analisi e nell'elaborazione del dato. Vai. Ah beh, chiaramente anche un po' di monitoraggio della sismicità locale, queste sono le registrazioni di due piccoli terremoti che sono avvenuti nella zona di Olmo, cioè proprio al bordo sud della città, che sono stati registrati dalle stazioni sismiche permanenti. E ancora ricerca. È il settore di cui mi occupo io in particolar modo ed è il contributo che attraverso i metodi sismologici, la strumentazione sismologica, si può dare all'ingegneria e in particolar modo alla conservazione, alla conoscenza strutturale dei beni culturali. Ne parleranno ampiamente poi i nostri collaboratori che hanno gentilmente fornito un po' le loro presentazioni per celebrare questo ventennale. E la cosa che mi preme segnalare è il fatto che abbiamo lavorato tanto su tante strutture in ambito regionale e anche al di fuori dell'ambito regionale, qui vedete le torri di Bologna, su cui è stato lavorato insieme anche alla collaborazione della sezione di Bologna dell'INGV, oltre che dell'Università di Bologna, del Dipartimento di Ingegneria. E a Firenze abbiamo lavorato sul Museo del Bargello, su aree di particolare interesse, ma se ne parlerà successivamente. Ad Arezzo stiamo lavorando, tanto per rimanere sul territorio, con un lavoro di monitoraggio molto molto delicato che sta durando nel tempo oramai dal 2019 sul Museo Archeologico Nazionale, che è una struttura antica e su cui contiamo di produrre altre informazioni, altri dati, anche in funzione di quello che potrebbe essere l'intervento di miglioramento, adeguamento sismico della struttura. Io direi che posso passare la parola a Stefano Urbini, che è un'altra delle new entry dell'osservatorio. Grazie. Ciao a tutti, io sono Stefano Urbini, e sono arrivato ad Arezzo a settembre dell'anno scorso, sì. E la mia vita professionale è molto incentrata sull'ambiente glaciale, perché io ho partecipato a 23 spedizioni in Antartide e il mio campo di applicazione è quello della geofisica applicata. La geofisica applicata si occupa di applicare delle tecniche di indagine non distruttive per avere un grosso livello di dettaglio sui primi 100 metri, diciamo, di spessore dei terreni, che possono essere tutto, può essere il ghiaccio, può essere il terreno naturale, possono essere le strutture. Quindi noi utilizziamo delle tecniche di indagine, di tipo non distruttivo ovviamente, che ci danno diversi gradi di risoluzione sullo stato dei terreni, delle strutture che noi stiamo indagando. In questo caso la geofisica applicata è stata il centro di questo progetto di cui insomma che sto ancora seguendo a Roma, è stato finanziato dalla Regione Lazio, che è un sistema di osservazione multiparametrica per cercare di avere un sistema predittivo, ovviamente un po' fra virgolette, comunque cercare di aiutare il comune di Roma, la Regione Lazio, per il problema dell'apertura delle voragini stradali. Questo implica l'impiego sia di tecniche di interferometria satellitare, quindi attraverso del monitoraggio da remoto, cercare di vedere delle zone che iniziano ad avere degli abbassamenti, quindi
danno dei segnali di inizio di cedimento e poi indagarli con delle tecniche molto moderne, tipo con degli array di radar e con delle prospezioni geoelettriche capacitive, in modo da andare a vedere nel dettaglio. Qui vediamo un'indagine fatta su Villa Osio a Roma, se esistono delle problematiche che si possono risolvere prima dell'apertura improvvisa delle voragini, che abbiamo visto che a Roma purtroppo è un problema molto 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 pesante. Questo tipo di tecniche, tra parentesi, alcune di queste, quelle a maggior risoluzione, sono molto impiegate anche per indagini di tipo archeologico, quindi nell'archeologia moderna, negli scavi archeologici, vengono impiegate queste tecniche ad altissima risoluzione, perché siamo in grado di mirare gli scavi che si dovranno fare. Invece, se noi abbiamo un prato immenso, potrebbe essere il nostro prato di Villa Sedere, dovessimo cercare una struttura, non dobbiamo per fare una trincea da cima a fondo per cercare, possiamo indagare con queste tecniche e andare a mirare lo scavo, quindi con un risparmio economico e una capacità anche di riconoscimento delle strutture, come potete vedere in questa immagine qua sulla destra. È un'indagine fatta sulla pavimentazione della chiesa di Sovana a Grosseto, insieme con una collaborazione con l'Università di Firenze, che ci dà un'immagine di quali siano le strutture al di sotto della pavimentazione. Quindi abbiamo delle immagini a diversa profondità che ci dicono esattamente qual è lo stato, che può essere sia di deterioramento, ma proprio anche la presenza di strutture che sono inglobate nel terreno. Grazie. Queste sono altre prospezioni che ho fatto sempre di tipo archeologico. Come vedete, questo è un rilievo radar fatto su quel giardino di quella villa che vedete nella foto sopra. Questa è la restituzione di un'immagine radar diciamo a circa 60 cm di profondità del terreno, e si riconoscono tutte le murature allungate dello stato, diciamo, di quello che era l'assetto di questa villa prima che venisse coperta dal terreno sovrastante. Anche in questo caso ho lavorato nel caso centrale, invece è la mappatura delle strutture sempre interrate appartenente all'antica città di Carsule a San Gemini. Quindi potete vedere che a livello di dettaglio si riescono a ricostruire strutture anche complesse, come per esempio questa qua di Carsule. Uno degli ultimi, diciamo, lavori che ho fatto invece su la predia Giulia Felicis, che era a Pompei, in cui cercavano in questo giardino delle murature di un assetto precedente di questa villa che era, diciamo, oggetto di indagine. Anche in questo caso i risultati danno, senza condurre nessuno scavo, danno delle immagini veramente che sembra quasi di vedere una foto o una mappa di tutta città delle strutture, quindi sono molto efficienti ormai con lo sviluppo delle tecniche di indagine che c'è stato, soprattutto degli strumenti, si riescono ad ottenere delle immagini veramente bellissime di queste strutture, quindi sono molto efficienti per questo tipo di indagine. Questo invece è la mia vita da 20 e più anni. Questi tipi di strumenti sono stati impiegati ormai da tantissimi anni, però per le ricerche in Antartide. Sappiamo che l'Antartide è un continente sepolto dal ghiaccio ed è un laboratorio naturale incredibile, che ci dà una serie di informazioni incredibili, soprattutto dal punto di vista climatico, attraverso le carote di ghiaccio, le analisi dell'aria contenuta nel ghiaccio dell'Antartide. Ho avuto la fortuna di partecipare a diversi progetti, sempre finanziati dal Ministero della Ricerca attraverso il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. Ho partecipato a questo progetto che
che si chiama Etica, che è stato uno dei più grandi successi dal punto di vista della ricostruzione del paleoclima degli ultimi 800.000 anni, quindi è stato un progetto che ormai è un must, diciamo, che viene citato in quasi tutti i lavori di paleoclima, la carota di Etica viene sempre citata. E per fare questo tipo di lavoro ci può, tutta la preparazione e l'identificazione del sito viene fatta attraverso appunto, studi di geofisica applicata, integrata anche con osservazioni GPS. Quindi c'è tutta una serie di attività propedeutiche che attraverso questo tipo di indagini ci consente di localizzare il punto migliore per fare questo tipo di perforazioni che dunque ricostruiscono la storia del passato attraverso delle sezioni di ghiaccio a varie profondità in cui sono contenute queste micro bolle d'aria che sono un campione dell'aria del passato, quindi ci danno un'informazione molto importante perché oltre ad avere il contenuto, a darci la storia climatica, quindi la variazione di temperatura, ci danno anche informazione su, in funzione della temperatura, di come sono cambiati i gas serra. Quindi il famoso link fra gas serra e presenza del gas serra e cambiamento di temperatura deriva da questo tipo di studio che è stato fatto. Quindi, sempre in questo ambito, essendomi specializzato in questo tipo di prospezione, ho partecipato anche a diverse campagne di monitoraggio dei ghiacciai alpini italiani, quindi ho fatto diverse spedizioni su il Grand Combin, Plateau Lausanne, il ghiacciai dei Forni, lo Sforzellina, insomma ho girato un po' di ghiacciai italiani cercando, diciamo, di fare monitoraggio sia attraverso voli di elicottero ma anche a terra sia a piedi che col gatto della neve con motoslitte, quindi facevamo delle mappature dei controlli dei ghiacciai. Direi che forse ho finito. Sì, questo non è finito. Grazie. Sono Marco Casagli e sono presente da Arezzo dal 2010, ormai sono 11 anni e basta che sono qui. Vengo dalla stazione di Bologna, vengo dalla stazione di Bologna, anche faccio ancora referenza e sostanzialmente sono giovane e mi occupo di detta negativa in particolare. Una cosa che volevo prima di parlare di questo è una cosa che volevo sottolineare che forse Riccardo non ha, che una delle cose piacevoli del lavorare qui ad Arezzo è che fra i colleghi che fanno referenza a questa sezione praticamente da subito si è creata un'empatia sia di prospettiva che di operatività, cioè nel senso che parlando, discutendo in diverse occasioni poi si è cercato di fondere diverse conoscenze, diversi stimoli per arrivare a studi multidisciplinari che potessero insomma coinvolgere un po' tutti quanti. Quindi molte di queste sezioni, abbiamo fatto la selezione ovviamente di alcuni esempi, molti di questi articoli in realtà ci vedono poi coautori, cioè non sono solamente cose personali, di carriera personale, diciamo così. Tra le varie selezioni qui abbiamo messo l'analisi della tettonica attiva perché ce ne siamo occupati in diverse occasioni, in diversi contesti, qui ce ne sono solo alcuni esempi. Uno di questi sicuramente legato molto al territorio è uno studio sull'ultimo terremoto forte che ha colpito la Valle Tiberina nel 1917, che è sicuramente uno degli eventi significativi insieme a quelli diciamo della Toscana, della Lodigiana o di altri periodi di cui ci ha visto molto, è stato un lavoro molto lungo che abbiamo fatto insieme anche con Thomas, e basandoci fondamentalmente su sismogrammi storici registrati nel momento in cui avviene il terremoto. Quindi abbiamo fatto un'analisi retrospettiva, diciamo così,
delle registrazioni sismiche avvenute di terremoto nei diversi osservatori europei. È stato un lungo lavoro certosino che abbiamo fatto con Thomas in particolare e altri colleghi sia di Romolo ma anche colleghi dell'Università della Catalogna, in cui abbiamo ricostruito e riposizionato dal punto di vista applicando i parametri sismici e le conoscenze metodologiche della sismologia moderna a sismogrammi registrati con tutt'altra caratteristiche, quindi è stata fatta una ricostruzione storica di ogni singolo sismogramma per poter poi applicare le conoscenze che abbiamo oggi. E i risultati di questo lavoro è stato anche molto interessante perché ha posizionato prima di questo lavoro esistevano solo informazioni di carattere macrosismico, ora almeno per quanto riguarda la posizione ipocentrale siamo molto confidenti, abbastanza confidenti della sua posizione anche con margini di errore, e la cosa interessante è che sembra essere più profondo di quanto uno si aspetti. Altri lavori di questo tipo sono stati fatti anche fuori regione, in questo caso per esempio abbiamo fatto anche con Carlo Alberto, che è da poco rinvenuto anche lui ad Arezzo, nella Valle Umbra. C'era anche un altro lavoro precedente, sempre sulla Val Tiberina, che aveva soprattutto Thomas e altri colleghi che ora non sono qui, ma stanno a Pisa. E poi c'è un lavoro particolare sull'ultimo evento che ha colpito Ischia, che ha curato molto più Thomas, utilizzando i dati di segnale anche in un particolare approccio metodologico. Puoi andare avanti se vuoi, tanto vorrei correre. Poi chiaramente c'è stato il Centro Italia sicuramente è stato un evento che ha coinvolto tutto l'ente, e la quantità di informazioni che siamo riusciti ad avere quell'evento, l'attenzione che ci è stata apportata, una quantità di dati che ancora abbiamo, ci vorrà tempo per elaborare tutto quanto e ragionarci meglio sopra, su questi ci sono state diverse pubblicazioni, alcune delle quali anche significative di carattere paleosismologico o di costruzione della variazione ecosismica del primo evento, o modellazioni 3D della zona di Castelluccio, per esempio, insomma, approfondimenti che ci hanno consentito anche di costruire la storia sismica della maglia che si è attivata nel 2016, con studi di paleosismologia, di inversione o di geologia di campagna e di rilevamento stretto. Prego, vai avanti, la parola da Thomas, tanto non vedremo ancora. Un'altra cosa che ci ha visto coinvolto, in particolare appunto a proposito di sinergie tra le persone che sono qui, Stefano, che si è trasferito solo da settembre, però in realtà è stato subito messo in gioco in questo progetto accordo che il Presidente ha firmato recentemente sullo studio delle faglie attive e capaci nell'area colpita dal terremoto del 2016, un accordo di collaborazione che l'ente ha stipulato con la struttura commissariale per la ricostruzione e che ci ha visto fortemente coinvolti in questo ultimo periodo. Sia io che Stefano abbiamo lavorato molto su queste aree qui, sono state individuate diversi lotti di approfondimento. Con Stefano abbiamo lavorato soprattutto nel bacino di Chieti, lavoreremo sulle messe e sulla zona di Lavaglio del Pizzo di Barete, ed è un accordo che secondo me è molto importante per diversi motivi, innanzitutto perché in questo studio vengono coinvolte tutte le realtà nazionali che si occupano di tettonica attiva e di studi di paesi capaci, e quindi c'è collaborazione tra il nostro ente e altre realtà come per esempio l'ISPRA o altre università, la Chieti, la Insubria, Camerino, insomma è un'ottima occasione per
ragionare collettivamente in termini di comunità scientifica su questo tipo di argomenti. E poi un altro argomento, secondo me molto significativo e molto importante, diverso da quello che succedeva in passato, è che c'è una ricaduta pratica diretta tra i risultati, quindi tra lo studio scientifico di questo tipo di aspetto della geologia e la ricostruzione effettiva del territorio, e far partire e bloccare tutta una serie di attività che altrimenti sarebbero ferme. E poi penso che ci sia anche il segnale di un cambiamento di mentalità generale, perché finalmente si tengono in considerazione questi tipi di effetti procedimento, diciamo, politico che porta per esempio all'attuazione dei piani urbanistici di diversi territori, no? Finalmente si tiene in debito conto la presenza o la possibilità di fare azione superficiale. Questo è un lavoro, forse l'unico difetto è che è stato fatto a velocità supersoniche, perché come al solito quando si lavora in questi ambiti con delle richieste, diciamo, di strutture commissariali, i tempi sono sempre velocissimi e stretti, quindi insomma ci dispiace, uno vorrebbe sempre approfondire e capire meglio, ma insomma stiamo cercando di fare meglio di noi. Queste immagini che vedete sono delle anticipazioni di risultati ottenuti da queste campagne che verranno presentate poi in fase preliminare al prossimo ingresso del GNPTS. Siamo al termine della fase 2, aspettiamo l'inizio della fase 3 che porterà a ulteriori approfondimenti su questi aspetti. Vai Thomas. Poi c'è questo, Thomas, ne sai meglio tu, ma l'attività di vulcanosismologia, forse vuoi dire due parole prima su questo, oppure salti, poi ci ritorni. Penso che poi ci puoi per ritornare. No, sono io. Sei tu? Sì, sì, perché qua c'è un'emergenza. Vai. Questo è chiaramente Roma. Questo, quando sono venuto in Italia 30 anni fa, sono venuto per studiare Stomboli, e quindi ormai è diventato un hobby. Stomboli è sempre lì, aspetta sempre con calma e con pazienza, ma ogni tanto c'è anche la possibilità di andarci, e l'abbiamo utilizzato per provare un nuovo tipo di sensore, che è un sensore rotazionale, misurare non solo le componenti classiche del sismografo, che sono verticale, nord, sud, est, ovest, ma anche quelle rotazionali in avanti, da sopra così, e l'altra che manca praticamente le tre direzioni rotazionali, per prendere meglio anche le onde S, e abbiamo visto dei risultati con anche dei telescopi S, perché nessuno l'ha ancora misurato finora. E quindi c'è questo sensore portatile, tutto per modo di dire, perché pesa comunque una ventina di chili, e anche un'ottima palestra se uno arriva fino in cima a Stomboli. E lì stiamo guardando se ancora funziona, si guarda. No, è uno scherzo. Vabbè, comunque lì si sta montando il sismografo. Va bene, prossima. Altre attività sono per esempio anche lo studio delle aree geotermiche, sia vicino al lago di Bolsena, ma sia anche l'andata, avevamo delle stazioni che abbiamo montato per alcuni anni, e sono venuti fuori anche i primi articoli all'andata, soprattutto la zona di Torralfina e Castel Giorgio. Io sono un po' più veloce perché ce l'ho tanto. Questo è un altro studio che è molto più locale, per esempio la sismicità eventualmente connessa a variazioni del livello della diga di Monte d'Olio, che praticamente è stata riempita dal 1990 in poi. C'è stato un forte incremento alla fine degli anni 90, fino ad arrivare a un livello praticamente fino al bordo nel 2001, quando è stato anche questo importante terremoto sentito anche ad Arezzo, il 4-1,
al 26 novembre del 2001. E le oscillazioni che vedete sono delle oscillazioni stagionali: in estate c'è poca acqua, in inverno ce n'è di più. E poi fino al 2010, quando si è rotto lo spalmatore della diga, che ha avuto un calo di 15 metri nell'arco di pochissime ore. Adesso siamo presenti anche quando, cerchiamo di essere presenti anche quando si trovano, per esempio c'erano delle bombe della Seconda Guerra Mondiale, una era di 1000 kg, una di 500 kg, questa è quella di 500 kg, che dopo viene trasportata in una cava e dopo fatta brillare, e quindi sono degli eventi un po' straordinari. Qui quella di 1000 kg abbiamo registrato fino alla distanza di quasi 60 km, quindi era interrato bene, quindi complicato, siamo andati a registrare le stazioni. Poi abbiamo anche delle foto molto impressionanti. E prossima, questo è il progetto. Ora il professor Daglioni ha messo su un'iniziativa ha avuto questo finanziamento che dopo è stato suddiviso in tanti piccoli progetti, che ha consentito ad ogni ricercatore di presentare un progetto fino a 5.000 euro. L'abbiamo fatto, e con pochi soldi che sono competenti, perché se no non si sarebbe mai fatto. Abbiamo messo un array a Deruta, che sta a sud di Perugia, e quindi dico che i soldi sono tanti perché si poteva fare, ma sono troppo pochi per mettere una cosa così complessa come un array, e quindi siamo stati aiutati, supportati attivamente e logisticamente dalla città Sala di Perugia. E quindi a sud a sud-est di Perugia abbiamo messo 9 stazioni in un'area molto ristretta di 1000 metri, 1000 metri quadrati più o meno, per osservare soprattutto la sismicità nell'Appennino centrale. Abbiamo visto per esempio il terremoto di Gubbio l'altro giorno, che non è una grande sorpresa, perché il terremoto di Gubbio era magnitudo 4, se uno vede magnitudo 4 vuol dire che è una stazione che non funziona. E comunque vediamo anche sismicità che è molto molto più bassa, e quindi questo progetto di ricerca è l'unico array che abbiamo su terraferma in tempo reale e soprattutto permanente. Poi abbiamo fatto altri array per esempio sull'Armata, e abbiamo fatto un progetto con GFZ di Potsdam per vedere la microsismicità sotto l'Armata. La prossima, vediamo qual è. Ah sì, la prossima a Bologna. Allora, dopo il terremoto di Lichese, la commissione Lichese che ha affrontato il terremoto di Reggio Emilia nel 2012, per sapere se il terremoto è stato innescato o indotto da attività industriali dovute all'estrazione di idrocarburi. E quindi come conseguenza c'è la commissione Lichese che ha investigato sulle cause. Alla fine, come conseguenza politica, il ministero, il MISE, che ora si chiama MITE, ha messo su delle linee guida che raccomandano o prescrivono il monitoraggio almeno sismico, in qualche caso anche di GPS, pressione di polico, così via. L'istituto ha creato un apposito centro che si chiama Centro di Monitoraggio delle Attività di Sottosuolo, in cui il direttore è Andrea Morelli, a Bologna, e a Bologna c'è il centro di acquisizione di questi dati, e i nostri colleghi Stefania Danesi per Valdagri, Lucia Zaccarelli e Alex Cassia per le altre concessioni, e ora anche per la geotermia. Abbiamo delle stazioni collegate con la sala sismica, che alla fine è un computer, perché una volta anche il centro per mandare il mazzo sulla Luna era grande come questa sala qui, e oggi anche l'iPhone sarebbe in grado di farlo. E quindi la sala sismica si è rotta, un computer molto molto potente a Bologna, e noi da Arezzo ci possiamo collegare per vedere i segnali in tempo reale e fare le analisi. E questo vale per tutte le concessioni
che abbiamo indicato, il Baldagri, il Gorgoglione, il Carbone, infatti anche in Toscana, ok, prossima. E sono stati fatti degli articoli, questi sono i domini di monitoraggio, se cade all'interno del, questa, a sinistra del Baldagri, accanto al Gorgoglione, queste sono le proposte per la regione toscana, sopra mirando la Carbone a la Terra Padana. Secondo a quale distanza dai pozzi di estrazione e reiniezione accadono i terremoti, bisogna analizzarli, vedere se, se si possono associare o meno con le attività. E questo è, non c'è una risposta finora perché bisogna, è un progetto molto avanzato perché abbiamo messo su una sala sismica, che vuol dire ricevere tempo reale, stazioni remote via internet a un computer di analisi e a un sistema di analisi, e bisogna imparare le caratteristiche della sismicità sul posto per dopo un giorno sperabilmente essere in grado di distinguere tra sismicità naturale e antropogenica. Ok, grazie. La prossima. Ah, queste sono le immagini del sinistra sismogramma e a destra delle localizzazioni, che sono tutte automatiche. E quindi c'è un sistema automatico che rileva gli onset, praticamente le fasi sismiche, le associa, fa un epicentro, un ipocentro automatico e lo comunica via SMS. Stamani mi sono arrivati almeno 10 SMS dalla macchina che fa la detezione automatica, dopo devono essere viste manualmente. E quindi questo solo per far vedere che chi si interessa anche a vedere se si possono ammirare questi segnali. Poi continuate tu se vuoi. Ma no, fai te. Possiamo. No, l'urgenza. Sì. Sì, l'osservatorio è. L'osservatorio è storicamente sicuramente coinvolto durante le fasi di emergenza sismica nel territorio. 4 su 5 degli afferenti fanno parte di gruppi operativi, in particolare l'Emergeo, di cui io sono uno dei coordinamento del gruppo di coordinamento, e ci siamo sempre mai tirati indietro in queste occasioni, già a partire dall'Aquila, soprattutto Thomas e Riccardo penso che hanno partecipato, erano stati più coinvolti in quel momento, e anche Cap, no? Anche Lunori. E poi l'Emilia Romagna, sicuramente la sequenza sismica dell'Italia centrale, che ci ha visto chiaramente molto violente, molto, molto coinvolti, sia lavorativamente che emotivamente, che abbia prodotto per esempio la carta della palliazione ecosismica, e anche eventi apparentemente più piccoli e meno eclatanti dal punto di vista mediatico, come per esempio la sequenza dell'Etna del dicembre del 2018, che ha generato palliazione superficiale nella Padre Vicendano, lungo il versante del Monte Etna. Siamo sempre stati disponibili e pronti in caso di emergenza, anzi diciamo che è un'attività che anche durante il tempo di pace ci vede coinvolti e presenti praticamente una volta a settimana. Penso di andare avanti. E poi c'è questo di cui forse sarebbe il caso che parli tu, Thomas, perché è conseguente alla sequenza di Italia centrale, è legato, molti di voi si ricorderanno della tragedia di Legoviano, del travolgimento da parte della valanga dell'hotel di sotto, su cui Thomas ha fatto un lavoro che ha avuto anche l'onore della cronaca sia nazionale che internazionale, e che prego lei, Thomas, di illustrare meglio. Va
Vabbè, c'è stato questo tragico evento di Rigopiano, dove il 18 gennaio del 2017 è venuto giù nella Langa dopo fortissime nevicate in Abruzzo, e il problema era che la strada era completamente chiusa, la gente voleva andare via ma non poteva perché la strada era bloccata, la strada lunga 7 km che era coperta con quasi 2 metri di neve. E in quel giorno lì ci furono anche dei terremoti di magnitudo 5 a una distanza di 45 km e allora, ho fatto un lunghissimo seminario a fine febbraio perché la questione è molto complessa e non si può raccontare in 2 minuti e quindi abbiamo fatto questo studio che non si concentra su eventuali nessi tra la sequenza sismica e la valanga, ma comunque è notevole che sono passate tante ore, ci sono stati 4 terremoti di magnitudo 5 la mattina fino all'1 e mezza e nel tardo pomeriggio è venuto giù la valanga. Praticamente non c'è un nesso diretto sicuramente tra la valanga e i terremoti, e poi bisogna sempre avere presente che possono essere tante le cause per innescare una valanga, soprattutto quando siamo in una fase molto critica. Alla fine basta un branco di camosci che passano in cima, oppure l'aumento della temperatura, o se si parla con gli esperti delle valanghe, il 99% delle valanghe avviene grazie all'aumento della temperatura. E quindi, visto che tanto i dati sono molto scarsi, perché abbiamo cercato sia dal sismico che potesse essere collegato a questo evento, e abbiamo trovato soltanto una stazione, la stazione che sta a 17 km di distanza. E ora, concludere su quello che è successo con una sola stazione a una distanza di 17 km è quasi impossibile. E allora abbiamo combinato alcune ricerche. Allora abbiamo combinato la simulazione della valanga che si può accendere, si vede come scende la valanga, modellata sulla base della topografia della valle. E poi abbiamo letto tutti i giornali e alla fine, per cercare, perché nessuno sa che è avvenuta la valanga, e abbiamo cercato di restringere la finestra temporale. E la finestra temporale, alla fine siamo partiti con un'ora e mezzo e alla fine siamo riusciti con varie indicazioni. Per esempio, sono stati analizzati anche i telefonini di persone che sono decedute e hanno cercato di chiamare l'aiuto. Il campo non c'era, il campo GSM, il campo internet, il campo telefonino, e quindi a posteriori hanno analizzato questi telefonini e praticamente rimaneva una finestra temporale tra le 15.30 o 16.30 sul posto e 16.54. In questi 24 minuti abbiamo trovato un segnale sospetto, ma bisogna tenere conto che sono questi T1, T2 e T3, un segnale che è composto da 3 fasi, ma il problema è che in questo momento era anche in atto tutta la sequenza sismica del centro Italia. Per esempio questo segnale forte è un altro terremoto che è avvenuto a 50 km di distanza, che ci maschera eventuali segnali della valanga. E quindi noi diciamo, proponiamo, siamo convinti che questo segnale T1, T2, T3 è collegato alla valanga, ma non all'impatto della valanga con l'albergo, perché se uno pensa questo è il pendio, la valanga va giù e ha staccato il secondo piano dell'albergo e ha sradicato il secondo piano, e quindi questo con tutta la tragicità, comunque è un evento che avviene in aria, e quindi l'accoppiamento dell'energia sismica nel terreno non è molto alta, e questa bassa energia non si vede sicuramente a 17 km di distanza. E quindi alla fine la conclusione, per farla breve, è come che quando si immagina uno slittino che va giù una, sì, una, tipo come il
gomme, no? Due bei piedi, e quando lo spintino va giù il pendio non trasmette nessun segnale nel terreno, ma quando va in curva, in quel momento la trasmissione di energia è massima, è praticamente così il nostro modello. Nel momento in cui la valanga entra in un canyon, che è lì a T1 e T3, una valle molto stretta, viene frenata, questo frenare trasmette energia nel terreno, e poi la spiegherò in articolo, pensiamo che sia dovuto alla massa di neve e detriti che passa per questo canyon. E quindi questo è uno studio abbastanza complesso che combina sismologi, ingegneri, sismologi teorici e modellatori di valanghe. Va bene, e siamo arrivati all'ultima slide. E quindi con questa abbiamo terminato la presentazione delle nostre attività osservatorie. E a questo punto passiamo a... qui
particolare a Pisa, qui in Toscana, poi Bologna, Arezzo è una zona, mi spiace dirlo, che ricordate, è una zona sismica. Purtroppo. Siccome siamo noi come esseri umani siamo portati a dimenticare le cose che non ci fanno piacere, i terremoti purtroppo sono qualcosa che torneranno anche per i cinque dopo, e quindi è giusto essere preparati, è giusto fare gli studi minimi in zona sismica, di cui ci hanno parlato molto bene prima Riccardo Azzara, è giusto che il comune e la provincia siano coscienti di questo, e quindi noi siamo qui per cercare di aiutarli, per fare prevenzione. Siamo qui perché vogliamo fare divulgazione in questo senso, abbiamo le competenze, abbiamo anche un dipartimento ambiente, quindi non solo terremoti ma anche analisi di tipo ambientale, e quindi in questo senso vogliamo crescere, migliorare e essere più utili alla società. Quindi ancora grazie, penso che sia una collaborazione istituzionale proficua, noi siamo a vostra disposizione e speriamo che la cosa si sviluppi, ovviamente lunga vita Oscar. Benissimo, allora faremo ancora grandi cose. Buon proseguimento, allora è stato un piacere, veramente, per qualunque possibilità anche di nuove iniziative, no? Di nuove collaborazioni, di approfondimenti, siamo a disposizione. Sapete che questa sede diventerà una sede anche di formazione, quindi ci sarà l'opportunità probabilmente di fare anche qualche sinergia in più. E stiamo attrezzando la vostra stanza, quindi si diceva che sempre essere il presidente nazionale vuole venire ogni tanto alla stanza anche lui. Magari ringraziare anche il coordinatore della protezione civile di Merlo, perché veramente ha detto delle cose molto importanti, condivisibili, e quindi siamo veramente collaborativi al massimo. Grazie. Veramente piacere. Grazie a tutti voi, buon proseguimento e siamo a disposizione. Grazie, sono doppiamente sia virtuale sia di presenza. È stato un piacere. Grazie. Va bene, buon lavoro a tutti. Grazie. Salve, mi chiamo Anna Fabbroni, sono l'insegnante della scuola primaria Pioburri e di Arezzo, che da anni collaboro con il dottor Riccardo Azzara dell'INGV. Con lui i miei alunni hanno potuto sperimentare in modo semplice ma scientificamente rigoroso una serie di esperienze che ha consentito loro di accrescere la conoscenza sui fenomeni geofisici e attraverso di essi anche alla formazione di una più diffusa cultura del rischio, la consapevolezza di quanto sia importante il comportamento personale per mitigare il rischio sismico.
Un altro aspetto molto importante che è stato affrontato attraverso tutta una serie di incontri che si sono avuti nei vari, per alcuni anni, e nelle terze, quarte, per finire poi anche in quinta, è stato presentare anche il pianeta come un organismo vivente in cui dinamiche interne e superficiali contribuiscono anche loro all'esistenza della vita biologica e quindi anche in un'ottica di un maggiore rispetto della natura in una prospettiva di educazione ambientale ed ecologica, oggi molto importante. Ora vi leggerò anche alcuni di quelli che sono stati gli argomenti trattati per essere sicura di non lasciarmi indietro nessuno, perché è proprio in questa importante articolazione che i bambini hanno potuto, i miei alunni hanno potuto acquisire una consapevolezza maggiore di quello che è la terra e il nostro viverci sopra. Per cui siamo partiti dall'origine dell'universo, delle stelle e dei pianeti, dalla concezione cosmologica della cosmologia mitologica e fino ad arrivare all'interpretazione scientifica secondo la teoria del Big Bang, ma anche poi la formazione della Terra, del suo satellite naturale, della deriva dei continenti e le implicazioni sull'origine delle montagne, dei vulcani e dei terremoti. Poi si sono affrontate anche le dinamiche geofisiche in atto sulla superficie della Terra che ci sono ora e in relazione anche ai fenomeni interni del pianeta, quindi la creazione della crosta oceanica lungo le dorsali, il mantello, il flusso del calore, il nucleo, il magnetismo terrestre e per continuare con l'ipotesi di Gaia, il pianeta vivente come un organismo in cui le dinamiche interne ed esterne contribuiscono all'esistenza della vita biologica e quindi l'interazione tra l'uomo e l'ambiente. Nelle classi più alte invece l'interesse si è focalizzato soprattutto sui terremoti e quindi la distribuzione spazio-temporale degli eventi sismici e le dinamiche della crosta terrestre con la tettonica delle placche, la deriva dei continenti e la struttura interna proprio della Terra. L'argomento poi è continuato con la genesi del terremoto, le faglie, la propagazione delle onde sismiche all'interno della Terra, la registrazione delle onde attraverso i sismometri che i ragazzi hanno potuto osservare da vicino, l'energia è associata a un terremoto. La parte conclusiva di tutto questo discorso si focalizzava sui terremoti storici e recenti avvenuti nel mondo, soprattutto in Italia, e con attenzione chiaramente a quello che è successo ad Arezzo, gli effetti dei terremoti sulle strutture e sull'ambiente e le norme comportamentali per la riduzione del rischio sismico in un'ottica di una maggiore armonizzazione con i processi naturali. A conclusione di tutti questi incontri vi è stata una rielaborazione da parte delle classi di tutte quelle conoscenze acquisite attraverso questi percorsi. Una rielaborazione molto diversa fra le varie classi e nei vari anni. Per quello che riguarda la mia esperienza personale, soprattutto con le classi quinte, devo dire che ho potuto fare dei percorsi molto diversi fra di loro. E con alcune classi vi è stata un'esperienza molto importante di partecipazione a degli incontri per la sicurezza, un incontro soprattutto per la sicurezza che si è svolto anche con la partecipazione della Protezione Civile. Ma altre classi invece hanno concretizzato questa esperienza con la costruzione di cartelloni molto elaborati e che hanno utilizzato per poter poi andare a fare lezione nelle altre classi del plesso che non avevano partecipato a questa esperienza, riuscendo in maniera molto bella, molto
soddisfacente per me come insegnante modulare il proprio linguaggio in base all'età delle classi con cui, andavano ad esporre. Un'altra esperienza molto interessante che ho fatto con una classe è stata quella della visione di film, di spezzoni di film in cui si vivevano delle esperienze di terremoti e dove non tutti i comportamenti erano corretti, e l'analisi di questi comportamenti ci ha consentito poi di prendere maggiore coscienza di quelli che sono atteggiamenti personali dettati dal panico e dalla non conoscenza di quelli che sono invece le norme di comportamento corrette da contenere ed attuare durante un evento sismico per mitigare qualunque possibilità, meglio ancora evitare eventuali danni personali per la caduta di detriti. E sono state esperienze molto importanti per i miei alunni e anche personalmente, perché ho acquisito delle conoscenze di cui non ero propria e non mi erano propria. Per tutto questo io devo ringraziare il dottor Azzaria e gli NCV che ci hanno dato con questa collaborazione questa opportunità che spero possa continuare ancora. Grazie. Salve, io sono Stefano Ventura, sono un insegnante dell'Istituto Buonarroti Fossambroni di Arezzo, insegno italiano e storia, però mi sono occupato anche di terremoti dal punto di vista storico per un percorso di tesi di laurea, tesi di dottorato e altre pubblicazioni e ricerche nel corso della mia carriera di ricercatore indipendente. Sono originario dell'Irpinia, di Teora, e quindi ho approfondito la storia del terremoto del 1980 dal punto di vista delle conseguenze storico-sociali, ma anche economiche, urbanistiche e più in generale quelle che sono anche dal punto di vista della memoria, di quello che è rimasto nella memoria dei sopravvissuti e dei testimoni. Nel corso degli ultimi anni scolastici, io insegno ad Arezzo da 3 anni, mi è capitato di incrociare le attività dell'INGV di Arezzo e in particolare del dottor Riccardo Azzara, e è capitato anche di tenere dei corsi per gli studenti del biennio collaborando e mettendo insieme sia la competenza geofisica e per la conoscenza dei terremoti, in particolare durante le lezioni di Scienze della Terra, e integrarle con quelle che sono le competenze di uno storico rispetto alla categoria dei disastri e dei terremoti, e per cercare di far conoscere ai ragazzi che cos'è il terremoto, perché se non lo si conosce come esperienza diretta diventa poi qualcosa di magari meno comprensibile e di più astratto. E quindi il mio contributo era quello di cercare di portare delle testimonianze di racconto e raccontare degli eventi della storia italiana recente, ma anche degli eventi internazionali accaduti di recente, per poter stimolare un po' la curiosità in riferimento a quello che è il fenomeno terremoto. Quindi da lì è iniziata una collaborazione, una conoscenza, anche un'amicizia con i ricercatori dell'Osservatorio di Arezzo, che è un importante punto di riferimento sul territorio, e questo ci porterà, spero, anche ad ulteriori collaborazioni, sia in ambito didattico che in ambito comunitario, per gli enti locali, per le realtà del territorio sulle quali operiamo. Io coordino anche un osservatorio sul doposisma che ha sede in Campania, a Pertosa, e attivo da una decina d'anni, e noi ci definiamo un sismografo sociale, cioè definiamo quelli che sono i cambiamenti non solo nell'ambito dei disastri e dei terremoti, ma anche nella società particolare, nella società di riferimento di quello che è il cratere del terremoto irpino e lucano del 1980, però abbiamo fatto collaborazioni in tutta Italia, anche con altre zone terremotate e anche con altri enti di ricerca. Perché è importante che uno storico collabori con i geofisici e gli ingegneri sismici e quegli altri figure che si occupano di terremoto? Secondo me è importante perché la memoria di un evento può essere utile a farlo conoscere, e quindi è una conoscenza utile al presente e al futuro.
E attraverso le parole di chi ha vissuto una scossa sismica si può interpretare meglio anche cosa vuol dire. E anche il dopo è importante, cioè come vengono attuate delle scelte nella ricostruzione, come far partecipare un'intera comunità alla sua ricostruzione. E gli eventi del passato questo ce lo dimostrano. Io sono nato e cresciuto in un paese terremotato e poi ho cercato di riportare le mie esperienze nei miei studi ed è stato sempre difficile restare oggettivi nel raccontare qualcosa che invece ha segnato la vita della generazione scossa come quella del novembre del 1980. Quindi mi auguro che le collaborazioni che l'NGV apre anche agli studiosi come me possano essere rivolte alla sensibilizzazione, alla prevenzione. E sono argomenti che vanno tenuti presente anche in condizioni di rischio generalizzato come quello anche pandemico che stiamo vivendo. Quindi la conoscenza del rischio e la gestione del rischio sono una delle abitudini alle quali la nostra società ci sta abituando e quindi è importante diffondere conoscenza a partire dalle scuole, ma arrivare tramite le scuole anche alle famiglie, che poi sono quelle che fanno le scelte fondamentali in funzione della prevenzione, della costruzione di abitazioni sicure e di comunità sicure. Quindi io auguro tanti altri anni di attività fiorente e efficace all'INGV, all'Osservatorio INGV di Arezzo, sperando che anche il contributo di quelli che come me si occupano di altre materie possa essere utilmente considerato. Grazie. Sono Mariella Ristori, la dirigente scolastica del liceo Francesco Petrarca di Arezzo, un liceo che ha al suo interno due indirizzi, il liceo classico e il liceo musicale. E sono contenta di poter partecipare a questo evento del ventennale dell'Osservatorio Geofisico e Vulcanologico di Arezzo, perché con questo ente abbiamo negli ultimi anni stabilito numerosi rapporti di collaborazione. Siamo infatti molto interessati a offrire ai nostri studenti, oltre a una forte formazione umanistica che caratterizza i nostri indirizzi di studio, anche una solida formazione in ambito scientifico. E per questo abbiamo sempre cercato strette collaborazioni con le istituzioni territoriali che operano in questo settore. Ed è stato facile, grazie anche alla disponibilità del dottor Riccardo Azzara, collaborare col centro vulcanologico della nostra città. Qualche anno fa abbiamo iniziato la collaborazione con la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, il primo del quale si è realizzato prevalentemente all'interno del centro e i ragazzi hanno conosciuto questa struttura, ma sono stati anche sul territorio a raccogliere dati, hanno imparato ad analizzarli e alla fine si è installato in una delle nostre sedi un sismografo, quindi la nostra scuola è diventata un punto di raccolta dati per tutto il territorio cittadino. I ragazzi, supportati dal dottor Azzara, hanno nel tempo continuato a appunto analizzare e raccogliere questi dati. L'anno successivo il percorso è diventato ancora più ambizioso perché in collaborazione col Museo Archeologico Gaio Clinio Mecenate di Arezzo e con la Facoltà di Architettura di Firenze si è realizzato un percorso sempre di alternanza scuola-lavoro che vedesse coniugare l'arte e la scienza. L'idea dell'esperienza era quella di far capire ai ragazzi quanto un evento come un evento sismico potesse danneggiare non soltanto le abitazioni, gli edifici e quindi incidere direttamente sulle vite di ciascuno, ma anche quanto possa essere nocivo nel danneggiare quel grande patrimonio artistico di cui le nostre città sono particolarmente ricche. Quindi, lavorando all'interno del museo, supportati dagli esperti dell'università, dalla dottoressa Gatto e dal dottor Azzara, i ragazzi hanno preso consapevolezza di questo aspetto, hanno anche qui
operato direttamente sul campo e soprattutto sono venuti a contatto con numerose professioni di ambiti diversi, per cui questi due percorsi sono stati di grande importanza anche dal punto di vista orientativo. Evento ancora più singolare è quello che si è realizzato invece all'interno del nostro teatro, il Salone Vasariano, all'interno del liceo musicale, dove si è approfittato, diciamo così, di una performance effettuata da un gruppo di percussionisti per arrivare a registrare le onde prodotte dal suono e quindi fare poi uno studio di tipo fisico confrontando appunto le onde sonore con le onde sismiche. Direi che queste collaborazioni sono state per la nostra scuola molto significative, arricchite anche da momenti di formazione che il dottor Azzara ha compiuto all'interno delle nostre classi, trattando temi della geofisica con gli alunni prevalentemente del biennio, in un grande spirito di collaborazione. Sono state purtroppo interrotte in questi ultimi periodi per le situazione contingente in cui ci siamo trovati, ma ci auguriamo che possano presto riprendere perché si sono rivelate sempre molto significative. Buongiorno a tutti, sono Maria Gatto, funzionario archeologo del Ministero della Cultura, direttore responsabile del Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilio Mecenate e dell'Anfiteatro Romano di Arezzo. Il Museo Archeologico ha sede in un edificio dalle caratteristiche costruttive molto particolari. Si tratta di un monastero medievale edificato nel 1300 sopra i resti dell'Anfiteatro Romano di Arezium. Le strutture antiche sono visibili nell'area archeologica esterna, ma anche all'interno dell'edificio museale, sia nei suoi seminterrati, sia all'interno delle sale espositive del piano terra. Proprio per le sue caratteristiche così particolari, il luogo ha destato l'interesse dell'Osservatorio Sismologico di Arezzo, con il quale è stata avviata una positiva collaborazione. Le attività svolte in collaborazione si sono indirizzate verso due particolari aspetti: da un lato la formazione degli allievi delle scuole superiori della città di Arezzo, dall'altra attività di ricerca scientifica. Per il primo aspetto mi piace ricordare le attività svolte nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro svolto insieme al liceo classico Francesco Petrarca. Gli allievi del liceo sono stati accolti all'interno del museo e sotto la guida del dottor Azzara hanno fatto misurazioni e rilievi che poi sono stati raccontati al pubblico in una giornata molto importante, le giornate europee del patrimonio che si sono svolte nel settembre 2018. Dal punto di vista della ricerca scientifica, l'Osservatorio Sismologico ha posizionato a vari livelli della nostra struttura tre stazioni sismiche. Le rilevazioni sono state eseguite in modo continuo e sono state già in buona parte interpretate grazie anche alla collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Queste attività scientifiche costituiranno anche un'importante base per lo studio dell'edificio, la sua caratterizzazione dal punto di vista dinamico e saranno di fondamentale importanza per tutte quelle attività e quegli interventi di miglioramento sismico del nostro complesso Museo Anfiteatro. Per tutte le attività che ho brevemente illustrato, per la grande competenza, professionalità, per l'entusiasmo e la passione, un grande ringraziamento all'Osservatorio Sismologico, in particolare al dottor Azzara, buon ventennale ad Maiora. Mi presento. Buongiorno, sono Letizia Cirillo, docente di lingua e traduzione inglese del corso di laurea in lingue per la comunicazione interculturale d'impresa. E qui c'è la mia collega Silvia Calamai, presidente del corso di laurea. E volevamo dire due parole di saluto, e è un piacere essere qui per festeggiare i 20 anni dell'Osservatorio Aretino dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Abbiamo una collaborazione con l'INGV che va avanti già da un po' di tempo, in particolare per quanto riguarda più specificamente quello di cui mi occupo io,
Abbiamo avviato una convenzione, abbiamo stipulato una convenzione di tirocinio con l'istituto, con l'aiuto del dottor Riccardo Azzara della sede aretina, che ha coinvolto anche altri suoi colleghi presso altre sedi dell'istituto. E siamo molto contente perché questo progetto congiunto sta portando ottimi frutti. I nostri studenti e le nostre studentesse del terzo anno svolgono il loro tirocinio curricolare presso l'INGV e paradossalmente questa collaborazione è stata avviata durante la pandemia, quindi in un periodo in cui normalmente tutto si fermava, ma noi abbiamo avuto l'onore, insomma, il privilegio di iniziare a collaborare con l'istituto. Quello che fanno i nostri tirocinanti, supervisionati dai loro tutori aziendali, quindi dal dottor Azzara e anche dai suoi colleghi, è tradurre in lingua straniera, prevalentemente in inglese, alcune pubblicazioni scientifiche e quello che l'istituto sta facendo con appunto i nostri tirocinanti e traduttori in formazione è di riconoscere questo lavoro così importante inserendo il nome del traduttore nella pubblicazione in lingua che appunto poi sarà divulgata e sarà indirizzata verso riviste o serie di respiro internazionale. Finora sono già 5-6 studenti che hanno effettuato il loro tirocinio presso l'INGV con valutazioni estremamente positive sia da parte appunto degli studenti che da parte dei tirocinanti, sia accademici che aziendali. E passo la parola alla mia collega. Grazie, salve a tutti, io sono Silvia Calamai, sono una linguista di professione e anch'io devo raccontare brevemente che cosa è stato per noi l'incontro con il dottor Azzara, che è data da prima degli accordi di tirocinio. Da diversi anni abbiamo cominciato a ragionare insieme sull'ipotesi di un progetto di ricerca che metta insieme le nostre passioni, ovvero gli archivi orali, come avviene il racconto orale di eventi catastrofici come ad esempio il terremoto. Abbiamo scritto dei progetti, l'idea è continuare a lavorare su questa strada, anche per agire come grimaldello di sensibilizzazione nei confronti poi delle giovani generazioni, ma devo dire anche che il dottor Azzara ha partecipato con noi a varie iniziative legate alla notte della ricerca, Bright in particolare, sempre con grande spirito collaborativo, ecco, che è quello che contraddistingue il legame che noi come corso di laurea, come singoli studiosi abbiamo avuto con l'INGV. Quindi siamo ben felici di questa vostra festa e vi facciamo i migliori auguri. Sì, poi la taglieranno. Buongiorno, io sono Anna De Falco e faccio ricerca presso l'Università di Pisa nel campo della tecnica delle costruzioni con un gruppo che comprende giovani ricercatori e dottorandi. Tra gli argomenti di ricerca, il tema sulle costruzioni del patrimonio storico-artistico occupa un posto di primo piano, questo in termini di diagnostica, consolidamento e valutazione della vulnerabilità sismica. La sperimentazione dinamica riveste un ruolo molto importante in questo senso e è stata svolta talvolta in collaborazione con l'Osservatorio Sismologico nell'ambito di una convenzione quadro che è stata stipulata alcuni anni fa tra Osservatorio e Università di Pisa. Le attività svolte insieme all'Osservatorio sono di vario tipo. A partire dal 2015 sono state eseguite alcune tesi di laurea magistrale sulla valutazione del danno e della vulnerabilità sismica di alcune chiese in Lunigiana danneggiate dal sisma del 2013 e un'altra sull'analisi del comportamento dinamico del campanile della chiesa di San Francesco a Pisa. Sono stati svolti seminari didattici da parte di Riccardo Azzara, che ringrazio, nel corso che tengo di diagnostica e consolidamento della laurea magistrale, e sono state svolte campagne di sperimentazione dinamica su manufatti del patrimonio storico-artistico, in particolare due, una sul Ponte del Diavolo di Borgo Ambozzano,
condivisa con i colleghi del CNDR di Pisa e un'altra sul campanile di San Francesco a Pisa. A seguito di questa collaborazione sono stati redatti alcuni articoli scientifici ed altri sono in preparazione. Vediamo in breve le principali attività, quella sul Ponte del Diavolo. Si tratta di un ponte di 1000 anni fa, costruito in muratura di pietra, che attraversa il cerchio con l'arco principale di 38 metri di luce e la spalla destra attraversata dalla ferrovia. Nel 2016 è stata effettuata una campagna di sperimentazione dinamica della durata di una giornata, durante la quale, con quattro sole stazioni sismiche, disposte appunto in diverse configurazioni sul camminamento, è stato possibile ottenere informazioni sul comportamento strutturale del ponte e, attraverso un modello agli elementi finiti, particolarmente raffinato, è stato possibile effettuare la calibrazione dei parametri del materiale, quindi stimare la rigidezza dei vincoli alla base e valutare il comportamento statico e dinamico del ponte. L'attività più recente ha riguardato invece il campanile della chiesa di San Francesco a Pisa. Questo, costruito nel XIII secolo, è molto particolare, fa parte del complesso di chiesa e chiostro e è pensile. È stato infatti costruito sulle pareti del transetto sinistro della chiesa a 12 metri da terra e si erge per circa 26 metri. Differisce sostanzialmente dalle usuali torri perché non arriva a terra e il suo particolare d'appoggio, particolarmente singolare, è visibile dall'interno della chiesa. La sperimentazione sul campanile si è svolta nel 2019 nel corso di una sola giornata e attualmente sono ancora in elaborazione i dati ottenuti. Passo a questo punto la parola a Carlo Resta, che ha collaborato all'esecuzione delle prove e sta attualmente elaborando i dati. Grazie. A differenza del ponte, per il campanile sono state impiegate due diverse tipologie di strumenti, anche allo scopo di poterli confrontare nell'utilizzo e nei risultati. L'osservatorio ha messo a disposizione sette stazioni sismiche che sono state installate a livello del terreno dentro e fuori dalla chiesa e lungo il campanile a più livelli, fin dove era possibile arrivare. Accanto a queste sono stati però installati anche degli accelerometri del laboratorio di strutture dell'università che hanno potuto acquisire in contemporanea. Il primo confronto non si è fatto attendere. E infatti il risultato è che è molto più comodo installare i tuoi strumenti se sono portatili, come le stazioni sismiche, e non cablati con bobine gigantesche, tra l'altro, come gli accelerometri. Per fortuna comunque entrambe le strumentazioni ci hanno fornito degli ottimi dati e stiamo cominciando, grazie a questi, a conoscere meglio il comportamento di questa struttura così particolare. Il primo passo è stato proprio quello di identificare i parametri modali della struttura sotto condizioni di esercizio e utilizzare poi questi risultati per tarare i parametri elastici dei materiali di chiesa e campanile in appositi modelli agli elementi finiti che abbiamo sviluppato a più livelli di raffinatezza. Tra l'altro, preliminarmente era stata svolta anche un'analisi statica su questi modelli che aveva permesso di riscontrare delle concentrazioni di tensione proprio laddove nella realtà si trovano anche dei quadri fessurativi visibili all'occhio nudo. E la cosa più interessante è che è stato solamente con il modello fessurato che abbiamo potuto ricostruire efficacemente in maniera numerica il comportamento dinamico effettivamente registrato durante la campagna sperimentale. Il lavoro ovviamente non è finito, infatti attualmente per esempio stiamo svolgendo un'analisi di sensibilità sui modelli, sia quello danneggiato sia quello idealmente integro, per capire quali siano i parametri che maggiormente influenzano il comportamento dinamico della struttura. Ovviamente ci piacerebbe andare avanti, modulo l'ottenimento di finanziamenti adeguati. E anche perché il campanile sarà presto oggetto di operazioni di consolidamento all'interno di un più ampio lavoro di restauro che coinvolgerà tutta quanta la chiesa. E quindi sarebbe particolarmente interessante installare adesso un monitoraggio a medio-lungo termine che permetterebbe per esempio di valutare quale sia l'effetto e l'efficacia dei lavori di consolidamento e perché no anche di studiare quale sia l'influenza dell'ambiente sulla struttura e anche di studiare la possibilità di un sistema di monitoraggio permanente da lasciare sul campanile. Comunque, per tutto quello che abbiamo detto oggi, decisamente dobbiamo ringraziare l'osservatorio, per tutto quello che ci ha messo a disposizione, sia in termini di strumenti, ma anche in termini di competenze, in particolare nella persona di Riccardo Zara, che è già stato menzionato. Grazie mille. L'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche ISTI ha sede presso l'area della ricerca di Pisa. Il laboratorio di meccanica dei materiali e delle strutture MMS Lab, uno dei 13 laboratori di ricerca di ISTI, collabora con l'Osservatorio Sismologico di Arezzo da numerosi anni.
Questa collaborazione è stata formalizzata nel 2015 mediante un accordo triennale, rinnovato successivamente nel 2018. L'Osservatorio Sismologico e MMS Lab svolgono attività sperimentale di ricerca nell'ambito del monitoraggio delle vibrazioni di edifici storici. Il monitoraggio delle vibrazioni ambientali degli edifici Structural Health Monitoring, specialmente se continuo e a lungo termine, consente di quantificare gli effetti indotti sulle strutture dalle diverse sorgenti di vibrazione, di correlare la risposta strutturale ai parametri ambientali, di stimare le caratteristiche meccaniche dei materiali e di effettuare una valutazione tempestiva di eventuali danneggiamenti. Esso si configura a tutti gli effetti come una tecnica di indagine non distruttiva, in linea con le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio architettonico. La collaborazione tra MMS Lab e OSCAR ha beneficiato della pluriennale esperienza del dottor Riccardo Mario Azzara nell'impiego di strumentazione sismologica e nell'analisi di dati vibrazionali e ha consentito la realizzazione di numerose campagne sperimentali su monumenti toscani. Tra questi ricordiamo il campanile della Basilica di San Frediano a Lucca, su cui la strumentazione dell'Osservatorio Sismologico è rimasta attiva per quasi 2 anni. Il Ponte della Maddalena a Borgo a Mozzano, in collaborazione con l'Università di Pisa. La Torre delle Ore a Lucca, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica. La Torre Guinigi a Lucca, su cui la campagna di monitoraggio è tuttora in corso. Il Mastio di Matilde all'interno della Fortezza Vecchia di Livorno. I membri di MMS Lab e il dottor Azzara hanno collaborato in partnership ai progetti di ricerca Titanio e Sol, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e sono coautori di numerosi articoli su riviste internazionali, tra cui alcuni in collaborazione con l'Università Cattolica di Lovanio. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a contribuire a questa iniziativa per i 20 anni dell'Osservatorio Sismologico di Rezzo. Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze è impegnato da anni nel campo della conservazione dei beni culturali. Dal 2018 si è instaurata una proficua collaborazione scientifica fra il DI dell'Osservatorio Sismologico che, grazie al contributo strumentale e di capacità di analisi e calcolo, ha consentito al nostro dipartimento di ampliare il suo settore di intervento. Le principali tematiche sviluppate grazie all'apporto strumentale dell'osservatorio possono essere riassunte in questi punti: l'identificazione dinamica, la ricostruzione del moto ai piani, la risposta sismica di statue e manufatti e infine il contributo alla valutazione di vulnerabilità delle collezioni museali. Numerosi sono stati gli esperimenti eseguiti nel corso di questi 3 anni di attività comune. Citerò soltanto quelli più significativi. Il Museo del Bargello, uno dei più importanti luoghi di cultura di Firenze, noto per ospitare il David di Donatello, è stato oggetto di 3 diverse campagne di misura, rivolte all'identificazione dei parametri modali della Torre Bolognana, collegata all'edificio del museo, alla caratterizzazione geofisica del suolo di fondazione, in occasione della quale, tramite l'Osservatorio Sismologico, abbiamo potuto coinvolgere esperti dell'INGV, che hanno eseguito misure di geoelettrica capacitiva, e un terzo esperimento, mirato alla definizione della risposta sismica delle sale di Michelangelo e Donatello, dove, oltre al David, è esposta la statua del Marzocco, considerato il simbolo stesso della città di Firenze.
avendo in quest'ultimo caso l'obiettivo di valutare l'effetto dello scuotimento dell'edificio sulla stabilità delle opere esposte. Il complesso di Santa Verdiana, sede attuale della Scuola di Architettura dell'Università Fiorentina. Un edificio storico, monastero nel 1400, poi prigione dal 1800, successivamente concesso all'Università negli anni 80 del secolo scorso, che, a causa proprio dei ripetuti interventi di restauro, recupero e ristrutturazione, è attualmente una complessa struttura in muratura e calcestruzzo, che ha richiesto un approccio sperimentale particolarmente difficoltoso, sia per l'estensione dell'edificio, che per la presenza di accoppiamenti fra materiali e tecniche costruttive diverse. I dati raccolti nelle tre diverse campagne di misura sono risultati estremamente utili sia come vincolo che come input per le modellazioni numeriche dell'intero complesso. Un'ulteriore interessante serie di campagne di misura è stata quella eseguita sulle palazzine dei villaggi di Case Minime di Galluzzo e Casella a Firenze. Non proprio dei beni culturali, ma strutture residenziali dell'edilizia popolare dei primi anni 60, che testimoniano una parte di storia politica, economica e sociale del nostro paese, oltre che essere un importante esempio della produzione di uno dei principali architetti italiani del Novecento, Francesco Tiezzi. Anche in questo caso, grazie ai dati strumentali prodotti, è stato possibile procedere all'identificazione dinamica delle strutture e contribuire all'attività di caratterizzazione complessiva dello stato di salute degli edifici in cui è impegnato il DIDA, per conto di Inacase. Il contributo dell'osservatorio si è rivelato prezioso in occasione della sequenza sismica del Mugello, iniziata il 9 dicembre del 2019, con un evento sismico di magnitudo 4.5. In quell'occasione il DIDA era impegnato nel rilievo strutturale all'interno del comune di Scarperia e grazie alla collaborazione dell'osservatorio è stato possibile strumentare tre differenti strutture e registrare l'intera sequenza sismica nel palazzo e nell'asilo comunali e nella torre medievale del Palazzo dei Vicari. Per concludere, mi preme citare l'impegno più recente, che ci vede coinvolti in un monitoraggio continuo e di lunga durata sul Museo Archeologico Nazionale e sull'Anfiteatro di Arezzo. L'attività, partita a dicembre 2019 e tuttora in corso, ha finora consentito di procedere alla caratterizzazione geofisica dei suoli di fondazione e all'identificazione modale dell'edificio del museo. L'obiettivo è quello del monitoraggio dello stato di salute della struttura, in modo da fornire informazioni utili ai prossimi interventi di miglioramento o adeguamento sismico, e di produrre un dataset utile nell'ambito del progetto di valutazione di vulnerabilità sismica delle opere museali di cui il DIDA è promotore. Nel ringraziarvi per l'attenzione, colgo l'occasione per sottolineare l'importanza del contributo dell'Osservatorio nell'ambito della conoscenza e della conservazione del patrimonio monumentale e culturale. Auguro un buon anniversario e una lunga vita a una struttura di ricerca piccola ma estremamente vitale. Complimenti. Grazie a tutti per averci seguito in questa giornata di lunga vita Oscar e veramente grazie a tutti i colleghi e che ci hanno seguito dalle loro postazioni, ovviamente grazie ai colleghi MCU qui della sede di Arezzo che stanno facendo un grande lavoro e speriamo che la sede possa svilupparsi, avere anche più personale, magari dottorati di ricerca, massimisti e che la sede cresca. Questa è una zona che ha bisogno di geoscienze e credo che qui ci sia germe giusto per lavorare e mi sembra che anche l'amministrazione comunale e provinciale sia del tutto favorevole. Prego. Prego. Il decano, sì, quello che ha il ruolo biografico del decano. Beh, che dire, intanto ringraziamo il Presidente di essere venuto qui e di testimoniare con la sua presenza l'attenzione verso questo osservatore da parte del Presidente. E da parte nostra che dobbiamo dire ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli che ci sono stati a guardare via rete e ringraziamo anche tutte le amministrazioni che ci danno il loro contributo e il loro apporto e poi vogliamo aggiungere insomma siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora e cercheremo di fare anche di più per quello che si può e sono contento di sentire la possibilità di cercare di creare personale nuovo e nuovi e giovani che vengano al posto nostro. Noi sono più di 20 anni che siamo qui, cominciamo anche a essere un po' stanchi, ma non di stare qui, però non di stare qui, figuriamoci. No, è che insomma l'età si comincia a sentire, però
Saremo sicuramente lietissimi e onorati di trasmettere un po' di informazioni di quello che abbiamo fatto a qualcuno che prenderà il nostro posto. Grazie. Grazie ancora.